tutti, grazie di essere già numerosi, già anche in orario e anche in orario. Questa è una serata con Maurizio Pallante, che torna per la seconda volta qui ad Empoli, invitato dall'Arci Empolese Valdelsa, che rappresento, e torna per la seconda volta a presentare l'ultimo libro, che è Meno e Meglio, di Crescere per Progredire. Torna invitato da noi questa seconda volta anche a parlare di nuovo di decrescita, perché l'Arci parla di decrescita, perché dopo un anno e mezzo da quando è venuto Pallante la prima volta è ancora più evidente, i tempi ce lo dimostrano, che c'è bisogno di un cambio di rotta, un cambio di rotta, un nuovo modo di vita. Appunto la decrescita e che la decrescita è una necessità. Pallante, lo vedrete, ve lo racconterà, parla di rivoluzione culturale, una rivoluzione dolce, e credo che sia una necessità che tutti sentiamo. Una rivoluzione in cui l'uomo non è più praticamente il mezzo per una... il mezzo praticamente per un modo di vita in cui la fa da padrone la produzione e le merci, il capitalismo in qualche modo, ma l'uomo che è fine, che deve essere fine, con il recupero dei propri tempi, degli affetti, delle relazioni interpersonali. Ecco, io credo che l'Arci debba, sia necessario che attui questa rivoluzione e che sia promotrice, almeno nel nostro territorio, di questa sorta di rivoluzione. E quindi è necessaria anche una serata come questa per sfatare anche certe illusioni, certi miti che la parola decrescita porta con sé. Ha un'accezione per molti, quasi per tutti, di negativa decrescita. La decrescita non è un impoverimento, non è per forza recessione, e comunque è legata a termini economici, perché noi siamo abituati a vivere in un contesto economico dettato dalle leggi del mercato. Noi dobbiamo uscire da questa concezione che il mercato ci impone, ma tornare a pensare in altra maniera. Cioè un mondo appunto fatto di relazioni umane, di creatività, di tempo passato per noi, con i nostri figli. Ecco, questi sono fondamentalmente i motivi, ma che sono dell'Arci, ma come sono di tutto credo il genere umano, sono motivi normali. Ridurre e eliminare il ciclo produce, consuma, crepa. Non è più il momento, né credo che nessuno abbia più voglia di vivere in questo modo, ma di vivere con tempi umani e con relazioni positive. L'Arci, leggendo il libro vedrete ci sono molti spunti interessanti. A me quello che ha colpito è la parte sul welfare state, forse perché riguarda più da vicino il ruolo anche che l'Arci ha e che dovrebbe avere. Parla di una rivoluzione, di qualcosa che praticamente è una forza dirompente che rompe ogni schemi, che rompe molti schemi e che crea delle nicchie e che è necessario, dice Pallante, ve lo leggo, creare delle nicchie di resistenza. Di resistenza a cui si fanno delle sperimentazioni, dove si fa cultura, e credo ecco, che il ruolo dell'Arci sia appunto quello di rompere gli schemi, di fare cultura, di uscire da questo tondimento generale. Io penso di aver finito, perché vorrei passare la parola a Pallante soprattutto, e vi inviterei, se anche voi siete d'accordo, a interagire. Pallante ci farà un'introduzione chiara come sempre, e di lasciare anche spazio a voi alle vostre domande e soprattutto ai vostri dubbi, se siete d'accordo. Io passo la parola a Maurizio Pallante, fondatore del Movimento per la Decrescita, ma tutti ormai lo saprete, e vi saluto. Buonasera. Si sente? Non mi sento mio bene. Infatti, anch'io ho la sensazione. Pronto? Esattamente, sì. Io sono contento di venire la seconda volta in tempi anche abbastanza brevi qua a Empoli. Tra l'altro sono venuto qualche mese fa anche a Pontedera a parlare di queste cose. C'è un interesse che si va diffondendo in maniera molto veloce e collegata con l'avanzare della crisi economica, politica, è quasi una specie di
di corsa contro il tempo quella che noi stiamo facendo, cercando di sviluppare quello che noi chiamiamo un paradigma culturale, perché la decrescita è una maniera diversa di interpretare il mondo, la realtà, l'economia, i rapporti sociali. Questo libro in particolare è un tentativo di affrontare alcune tematiche che non avevamo affrontato precedentemente, ma la nostra è una ricerca così in fieri, è un work in progress, perché costruire un paradigma culturale diverso non è un'operazione semplice, né è un'operazione che possa essere fatta, diciamo così, immediatamente, richiede dei tempi e delle elaborazioni. Qui ci sono alcuni dati, lei, Iorica, parlava, c'è una riflessione sul welfare state, anche per certi aspetti un po' provocatoria rispetto ai modi abituali di affrontare queste tematiche. C'è una riflessione sull'arte, c'è un tentativo di definire un paradigma, un indicatore diverso di benessere. Tra l'altro voi avete letto, insomma, che anche l'Istat ha elaborato un indicatore diverso di benessere, che è un'operazione diversa dalla nostra, ma importante, perché vuol dire che l'insufficienza del prodotto interno lordo a definire il benessere di una popolazione comincia anche a diffondersi negli ambienti in cui si forma il pensiero, in cui per certi aspetti le classi dominanti hanno affidato il compito di costruire l'immaginario collettivo delle persone. Però io vorrei, se siete d'accordo, perché avverto un po' l'urgenza, di vedere come la decrescita ci può consentire di affrontare anche la crisi economica che stiamo vivendo. Perché, se volete, possiamo parlare di questo libro con tutti gli aspetti, però anche andando così in giro, io sento che c'è sempre più l'esigenza di capire se la decrescita... No, va bene, sono contento di questa partecipazione, soltanto che questo mi impedisce di concentrarmi. Sì, molto. Va bene. Proviamo lo stesso. Allora, dicevo, questa urgenza di vedere se la decrescita è in grado di farci interpretare la crisi che stiamo vivendo, io l'ho percepita non soltanto parlando con le persone, girando e confrontandomi, ma anche leggendo ultimamente i giornali. Dicevo, non soltanto per esperienza diretta ho sentito questa urgenza di discutere queste cose, ma anche leggendo ultimamente i giornali. Ci sono stati ultimamente una serie di attacchi alla decrescita felice in particolare, perché ormai tutti quelli che parlano di decrescita felice, sulle prime pagine di tutti i giornali, commentatori autorevoli, ecco, ma l'elemento di fondo è che le persone che criticano la decrescita non hanno mai letto nulla e approfondito nulla della decrescita, cioè criticano l'idea che si sono fatti loro della decrescita, cioè come si dice, se la cantano e se la suonano. Però accanto a questo, diciamo, a questa critica generalizzata, una sorta come dire, di volere creare un fuoco di sbarramento nei confronti di un'idea che si va diffondendo, è anche accompagnata invece da alcune aperture che io mi sarei aspettato. Mi pare due o tre giorni fa sulla Repubblica c'erano due pagine intere dedicate a una professionista, un manager americano che ha fatto la scelta di abbandonare la carriera che stava facendo e si è deciso a vivere in maniera molto semplice, in uno spazio molto limitato e così via.
e c'era un commento accanto a questa, diciamo, resoconto di un giornalista importante di Repubblica, Rampini, che aveva fatto, ha scritto delle cose contro la decrescita in maniera molto decisa. Ma anche un'altra cosa che mi ha stupito, che mi hanno segnalato, che Corrado Augias, non so, che mi aveva intervistato qualche tempo fa, su, proprio su questo libro qui, Meno è meglio, per fortuna, diciamo che gli hanno fatto una selezione di pagine da leggere i suoi giornalisti, perché in prima pagina, in prefazione, c'è un attacco a Augias, quindi evidentemente non, io ero molto preoccupato quando mi ha chiamato, perché mi aspettavo che ci fosse una discussione un po' accesa, ma evidentemente quelli che hanno letto il libro per lui, segnalandogli i passaggi, hanno pietosamente saltato questo capitolo. Ma comunque aveva avuto un atteggiamento un po' scettico nei confronti della decrescita, e qualcuno dice che l'abbia avuto così per far risaltare meglio le argomentazioni a favore della decrescita, qualcuno dice perché comunque non era affatto convinto, però in una lettera in cui ha risposto nella sua rubrica sulla Repubblica anche due o tre giorni fa, parlava bene della decrescita. Quindi c'è questa situazione in cui da una parte si moltiplicano degli attacchi di persone che non hanno fatto nessuno sforzo per approfondire questo tema, e dall'altra invece persone che si erano dimostrate scettiche si rendono conto che c'è un'evoluzione nel comportamento di alcune persone che stanno facendo diventare questo argomento un argomento che merita una certa attenzione. Ecco, a partire da questa situazione, insomma, noi abbiamo cercato di capire se è possibile utilizzare gli strumenti interpretativi della decrescita per capire la crisi che stiamo vivendo, per in qualche misura sbloccarla e creare delle condizioni per l'apertura di una fase economica di carattere diverso. Ecco. Noi abbiamo scritto anche un piccolo documento su questo argomento qui. Partiamo dalla constatazione ovvia che tutti quanti fanno, che questa crisi ha delle caratteristiche diverse rispetto alle crisi precedenti. Delle caratteristiche che ci fanno intuire che non è possibile superarla utilizzando gli strumenti tradizionali della politica economica e ricostruendo le condizioni precedenti a questa crisi stessa. Perché? Perché questa crisi ha due caratteristiche che sono contrapposte tra di loro. Una è la stagnazione di carattere economico, la riduzione dell'occupazione, la diminuzione del prodotto interno lordo e così via, e l'altra invece è la quantità dei debiti pubblici. Di fronte alla riduzione del prodotto interno lordo e alla riduzione dell'occupazione, molte persone mi dicono che noi siamo in fase di decrescita, e io dico, preciso sempre ogni volta che fanno questo ragionamento, guardate che noi non siamo in decrescita, noi siamo in recessione. Allora la persona dice, ma perché, che differenza c'è? La recessione è una diminuzione del prodotto interno lordo, la decrescita si propone una decrescita, quindi una riduzione del prodotto interno lordo. È la stessa cosa? Allora, non è la stessa cosa, assolutamente, sono due cose completamente diverse. La recessione è la diminuzione generalizzata e incontrollata della produzione di merci. In una società in cui l'economia è finalizzata alla crescita della produzione di merci, se si ha una diminuzione generalizzata e incontrollata della produzione di merci, questa società entra in crisi, perché non riesce a raggiungere gli obiettivi che si pone. E l'aspetto principale di questa crisi è la disoccupazione che si diffonde. Mentre la decrescita è la diminuzione selettiva e controllata e guidata di un particolare tipo di merci, le merci che non hanno nessuna utilità, le merci che non sono beni, cioè gli sprechi. Per esempio, noi sapete che partiamo nell'analisi che facciamo della decrescita da questa distinzione del concetto tra merci e beni. Diciamo, come tutti quanti del resto sanno, che il prodotto interno lordo è un indicatore monetario, e in quanto indicatore monetario misura la quantità, il valore delle merci che vengono comprate e vendute. Anche se, diciamo, in genere sui giornali c'è scritto che misura i beni che vengono prodotti
i servizi che vengono forniti e così via. In realtà questi due concetti, non so se l'altra volta, credo di sì, insomma l'abbiamo specificato abbastanza bene, sono due concetti diversi, perché le merci sono oggetti e servizi che si comprano e che si vendono, che si scambiano con denaro. I beni sono oggetti e servizi che rispondono a un bisogno o soddisfano un desiderio. Ma non tutto quello che si compra, che si scambia con denaro, non tutte le merci rispondono a un bisogno o soddisfano un desiderio. Esempio. Mediamente noi per riscaldare le nostre case consumiamo 20 litri di gasolio, 20 metri cubi di metano al metro quadrato all'anno. In Germania non danno la licenza di abitabilità delle case che consumino più di 7 litri al metro quadrato all'anno. Un terzo delle nostre case. Le case migliori consumano 1,5 litri al metro quadrato all'anno. Allora, se per legge si può imporre che una casa non consumi più di 7 litri, le case che consumano 20 ne consumano così tante perché sono mal costruite, perché disperdono dagli infissi, dalle pareti, dal sottotetto, i 2/3 dell'energia che si mette dentro. Cioè 13 litri su 20 di gasolio, 13 metri cubi su 20 di metano. Allora, questi 13 metri cubi su 20, questi 13 litri su 20, sono delle merci che si comprano, si paga, va bene, ma non sono dei beni perché non servono a scaldare la casa, perché si disperdono. Bene. Allora, se una casa mal costruita venisse ristrutturata e si riducesse la quantità di energia che spreca, questa casa farebbe diminuire il consumo delle fonti fossili necessarie per riscaldarla. Sarebbe una decrescita, ma una decrescita selettiva. E in conseguenza di questa decrescita selettiva e guidata, cioè delle merci che non sono beni, si avrebbe un miglioramento della qualità della vita. Perché una casa che consuma 20 litri, sprecandone 13, manda in atmosfera una quantità di anidride carbonica superiore a quella che viene mandata in atmosfera da una casa che ne consuma 7. Cioè non si ha nessuna privazione, perché l'energia che si spreca non serve a nessuno. Si ha un miglioramento perché si riducono le emissioni di anidride carbonica. Ma oltre a questo si crea del lavoro, perché per fare in modo che una casa che consuma 20 litri ne consumi 7 bisogna ristrutturarla, bisogna cambiare mettere i doppi vetri, cambiare gli infissi, mettere il cappotto, fare la coibentazione del sottotetto, tutta una serie di operazioni. E questo lavoro ha una caratteristica molto particolare, è un lavoro utile. Cioè, noi non ci interessa creare lavoro, sembra paradossale quando diciamo queste cose qua, l'abbiamo detto anche dei sindacalisti, l'abbiamo detto alla FIOM, a noi ci interessa creare lavoro utile, perché se l'obiettivo fosse soltanto creare del lavoro, come tutti quanti dicono, basterebbe potenziare le fabbriche delle armi e noi avremmo risolto questo tipo di problema. Allora, dobbiamo fare un lavoro utile. E ultima caratteristica importante, questo lavoro è un lavoro che si paga da sé, perché se noi ristrutturiamo una casa facendo diminuire i consumi di 2/3, facciamo diminuire anche i costi di gestione del riscaldamento di 2/3, per cui in un certo periodo, in un certo numero di anni, i risparmi sui costi di gestione vanno ad ammortizzare i costi di investimento. Cioè la decrescita selettiva del prodotto interno lordo, delle merci che non sono beni, non soltanto non comporta nessuna privazione, ma crea occupazione, mentre la recessione a volte fa diminuire la produzione di cose che sono importanti, utili, e comunque crea disoccupazione. Sono due operazioni completamente diverse, no? Io faccio sempre questo esempio: tra la decrescita e la recessione c'è la stessa analogia che intercorre tra due persone che non mangiano. Noi saremmo portati a dire fanno la stessa cosa, però in realtà uno dei due, poi se andiamo ad analizzare, non mangia perché non ha da mangiare e l'altro non mangia perché ha deciso di fare una dieta. Quindi non fanno affatto la stessa cosa. Quello che non mangia perché non ha da mangiare non fa una scelta e sta peggio. La sua situazione è analoga a quella della recessione. Quello che invece non mangia perché vuol fare una dieta fa una scelta e la fa per stare meglio. La sua situazione è analoga a quella della decrescita. Allora, quindi si crea occupazione, non che si diminuisce l'occupazione. Comunque noi siamo in questa situazione in cui da una parte c'è la recessione
E qui c'è un mare di ipocrisia che viene detto, no? Perché se voi, io mi sono preso questa briga di andare a ritagliare ogni giorno sui giornali le notizie relative alla crisi economica. E diciamo da febbraio dello scorso anno, cioè da più di un anno, il presidente ancora attuale Monti ci dice che stiamo vedendo la fine del tunnel, si intravince la luce. La prima volta che l'ha detto queste cose è stata in conseguenza di un viaggio che ha organizzato nell'Estremo Oriente per attirare investimenti in Italia. E ci diceva: stiamo superando la crisi. E c'è questo processo per cui per ora la produzione diminuisce ancora, ma fra 6 mesi la situazione cambierà totalmente. L'anno prossimo cambierà totalmente, invece non cambia mai. Non c'è mai questo tipo di sblocco della situazione. Allora, questo qui è un problema. In genere, l'altro problema è quello del debito pubblico. Noi abbiamo un debito, non solo ho detto in maniera errata, del debito, perché abbiamo un debito in cui si somma il debito pubblico, quello dello Stato, degli apparati periferici, con i debiti privati, delle famiglie e delle aziende. Tra l'altro si parla sempre di debito pubblico e non si parla mai di debito privato. Mentre sto leggendo in questo periodo un saggio molto bello e molto importante di Settis, che si intitola Azione Popolare, in cui verso la fine riporta dei dati di istituti di ricerca americani, in cui si vede che la quantità di debito privato è superiore a 3 volte rispetto al debito pubblico. Allora, ci sono questi 2 aspetti. Come mai si è creata una situazione di questo genere? Allora, diciamo, si è creata una situazione di questo genere perché il debito pubblico è l'altra faccia della crescita della produzione di merci. Tutti ci dicono che per uscire dalla crisi bisogna rilanciare la crescita. Noi diciamo che la causa della crisi è la crescita. Per cui se la causa della crisi è la crescita, nessun problema si risolve rafforzando le cause che l'hanno prodotto. Perché diciamo questo? Perché in una società fondata sulla crescita della produzione di merci, le aziende devono farsi concorrenza tra di loro investendo in tecnologie che aumentano la produttività. Che significa aumentare la produttività? Significa introdurre dei macchinari sempre più perfezionati che nell'unità di tempo consentono di produrre sempre di più con sempre meno persone. Ma se si produce sempre di più con sempre meno persone, e guardate che questa non è una scelta delle aziende, le aziende devono investire in queste tecnologie, perché se un'azienda di un settore non investe in queste tecnologie viene tagliata fuori dalla concorrenza. Bene? Ma se vengono messi macchinari che consentono nell'unità di tempo, in un'ora, di produrre di più con meno persone, questi macchinari aumentano l'offerta di merci e diminuiscono la domanda di merci, perché se ci sono meno persone che lavorano, sono meno persone che hanno uno stipendio e quindi meno persone che possono comprare. Per cui, come si è fatto fronte a questo squilibrio che è insito nel modo di produzione industriale finalizzato alla crescita? Si è fatto ricorso al debito. Cioè, se l'offerta è superiore alla domanda, alziamo la domanda attraverso i debiti pubblici e privati. Per questo diciamo che il debito è l'altra faccia della crescita. Se non ci fosse il debito, non ci sarebbe stata la crescita. Questo meccanismo è un meccanismo che perlomeno nasce con il boom economico all'inizio degli anni 60, quando le persone venivano indotte a comprare tutte le meraviglie tecnologiche che venivano offerte dalla produzione industriale ricorrendo alla firma di cambiali. Allora, in questa situazione, se si fa qualche cosa per ridurre il debito pubblico e il debito privato, si riduce la domanda, perché abbiamo detto che il debito è gran parte della domanda. Ma se si riduce la domanda, si aggrava la crisi, perché se si compra di meno, a chi si vende quello che viene prodotto? Se invece si fanno delle iniziative per rilanciare la produzione, siccome se si produce di più si deve comprare di più, bisogna aumentare i debiti. È questo che rende impossibile uscire dalla crisi oggi con le misure tradizionali di politica economica. Perché se si spinge per ridurre il debito si aggrava la crisi.
se si spinge per ridurre la crisi si aggrava il debito. Tanto è vero che un consigliere economico dell'ex presidente francese Sarkozy ha avuto la faccia tosta di dire che per uscire dalla crisi bisogna premere contemporaneamente sul pedale del freno e sul pedale dell'acceleratore. Evidentemente lui ha un autista e non sa come seguire una macchina, perché se sapesse come seguire una macchina saprebbe che se uno sale, accende il motore e schiaccia contemporaneamente il pedale del freno e il pedale dell'acceleratore, consuma la benzina, rischia di fondere il motore, di bruciare il freno e sta fermo, non si muove. Allora, questa è le misure tradizionali di politica economica non sono in grado di farci uscire da questa situazione. Abbiamo assoldato il miglior professore di economia che c'era in Italia, è arrivato come il salvatore della patria, e noi, dopo un anno e mezzo di governo di questo grande professore dell'economia, ci troviamo in situazioni peggiori di quelle precedenti. Lui si consola dicendo che se non ci fosse stato lui la situazione sarebbe ancora peggiore di quella attuale. Può darsi pure, però non c'è la controprova. Di fatto c'è che la cura che lui ha fatto, che è stata prevalentemente nella riduzione del debito, è una cura che non ci ha consentito di uscire da questa crisi, da questa difficoltà. Allora, e noi diciamo, non si esce da questa difficoltà perché l'obiettivo di queste misure è quello di rilanciare la crescita. Cosa sosteniamo noi, al contrario, da questo punto di vista? Noi sosteniamo che per uscire dalla crisi occorre trovare del denaro per fare gli investimenti senza aumentare i debiti. E come si sembra abbastanza banale come considerazione, come si fa a trovare del denaro senza aumentare i debiti per rilanciare la produzione? Si può fare soltanto in un modo, riducendo gli sprechi, cioè riducendo quelle merci che non sono beni, a partire dalla nostra logica. Quando parlo di sprechi non sto parlando di qualche cosa che riguarda la spending review, perché la spending review è un intervento, come fanno in genere gli economisti, che riguarda semplicemente il flusso di denaro, la domanda e l'offerta, i titoli, l'andamento dei titoli in borsa e così via. Cioè, gli economisti hanno dimenticato, o forse non hanno mai saputo, che ogni volta che si fa qualche cosa, che si agisce per produrre qualcosa, si impatta con le risorse della natura. Si impatta con le risorse della natura per prendere delle materie prime da trasformare in merci, si impatta con la natura quando queste merci vengono trasformate in, quando queste materie prime vengono trasformate in merci, perché si hanno delle emissioni, e si impatta con la natura quando questi oggetti che vengono prodotti vengono dismessi e diventano rifiuti. Allora, gli sprechi che noi diciamo, su cui occorre intervenire, sono gli sprechi di risorse della terra. Il debito è estremamente pericoloso perché è un debito nei confronti della natura, non perché è un debito di carattere monetario. Allora, se l'obiettivo fosse questo, tutta la politica economica e industriale sarebbe indirizzata a sviluppare quelle tecnologie che ci consentono di ridurre lo spreco delle risorse, lo spreco dell'energia, lo spreco delle materie prime. Se la politica industriale fosse finalizzata a ridurre gli sprechi delle nostre case, a far scendere i loro consumi da 20 litri al metro quadrato all'anno a 7 litri al metro quadrato all'anno, noi dovremmo comprare meno petrolio o meno gas dall'estero. Se compriamo meno petrolio e meno gas dall'estero, risparmiamo dei soldi. Se risparmiamo dei soldi, possiamo pagare i salari e gli stipendi delle persone che lavorano per fare in modo che le nostre case non sprechino energia. Cioè, solo questo è il meccanismo che può rimettere in moto l'economia. C'è un meccanismo che ci consente di affrontare i problemi economici e occupazionali risolvendo i problemi ecologici e ambientali. Questo qui è il meccanismo che occorrerebbe mettere in moto. Vi posso fare degli altri esempi. C'è un nostro amico che è assessore in un comune della provincia di Belluno, assessore all'ecologia, e il problema che si è posto è stato quello di ridurre la quantità di oggetti che si portano allo smaltimento. Per smaltimento si intende o l'interramento o l'incenerimento.
Ma se si riduce la quantità degli oggetti che si portano allo smaltimento, vorrà dire che bisogna innanzitutto ridurre i rifiuti come prima scelta di fondo, secondo fare una raccolta differenziata molto accurata, perché per non portare degli oggetti dismessi in discarica bisogna venderli a qualcuno che li utilizza come materia prima secondaria, ma per venderli a qualcuno che li utilizza in questa maniera occorre che la raccolta differenziata sia fatta in maniera molto pura, perché se io vado da una che fa il compost e gli porto una quantità di rifiuto organico dentro cui ci sono molti pezzi di vetro, molti pezzi di plastica, questo me lo prende, me lo guarda e me lo rimanda indietro. E se me lo rimanda indietro io poi lo devo buttare in discarica dopo avergli fatto fare un viaggio più lungo, quindi con un costo ancora maggiore. La premessa affinché si possa ridurre la quantità degli oggetti che si porta in discarica è una raccolta differenziata così accurata che mi consenta di rivendere i materiali che raccolgo in maniera differenziata. A quel punto, per ogni chilo che non si porta in discarica, si ha la somma di un risparmio, quel costo dello smaltimento, più la somma di un guadagno, che è la vendita dei materiali raccolti in maniera differenziata come materia prima secondaria. Questa persona ha preso un gruppo di ragazzi del paese e li ha messi in cooperativa e gli ha detto: il vostro stipendio si ricaverà dai soldi che risparmiamo in discarica o all'incenerimento, allo smaltimento dei rifiuti. Il compito vostro è quello di controllare che la popolazione faccia in maniera accurata la raccolta differenziata. Non sto a raccontare tutta la vicenda, dico soltanto che se il costo iniziale dello smaltimento era 470 milioni in questo paese, dopo 6 mesi, dopo 10 mesi, con una raccolta differenziata al 75%, il costo era sceso a 40 milioni, non 400 e passa. E lo stipendio dei ragazzi era in quei soldi che non venivano sprecati. Cioè, di nuovo, si riduce uno spreco, lo spreco dei materiali contenuti in oggetti dismessi, e questa riduzione di sprechi libera del denaro che consente di pagare i salari e gli stipendi di chi lavora per evitare questo spreco. Cioè, questo qui è il meccanismo che va messo in moto. Ma se tutta la politica industriale viene finalizzata alla riduzione delle merci che non sono beni, alla decrescita selettiva del PIL, noi alla fine di questa operazione abbiamo una riduzione del prodotto interno lordo, abbiamo una decrescita del prodotto interno lordo, e la decrescita selettiva diventa l'unica maniera per poter creare un'occupazione, per poter creare del lavoro utile. Cioè, questo è il meccanismo che noi abbiamo ipotizzato per uscire. Però bisogna fare un passo in avanti, perché ammesso che questo che io ho detto sia vero, no? Magari qualcuno non è d'accordo e possiamo ragionarci insieme, bisogna che qualche settore sociale consideri vantaggioso per se stessi che questo meccanismo avvenga. Cioè, quando si fa politica non basta fare un programma di cose, non basta anche articolarlo bene, bisogna creare un consenso sociale di persone che vedano questo programma come qualcosa di vantaggioso per se stessi, altrimenti non si sblocca la situazione. E allora, come è possibile costruire un blocco sociale, un'alleanza sociale intorno a questo tipo di progetto? Per capire questo bisogna capire chi è che comanda, qual è il blocco di potere che comanda nei paesi industriali avanzati. Allora, il blocco di potere nei paesi industriali avanzati è composto da 3 categorie di sociali, diciamo così, no? Ecco. La prima categoria sono i partiti ottocenteschi e novecenteschi, cioè tutti i partiti che sono a favore della crescita, di destra e di sinistra. Questo non vuol dire che destra e sinistra siano uguali, non ho mai pensato. Destra e sinistra sono accomunati dalla convinzione che la crescita sia un fatto positivo. E difatti tutti parlano di crescita, non ce n'è nessuno che parli di decrescita ancora, in maniera esplicita. C'è, diciamo così, una formazione politica diversa che comincia a parlarne
senza però avere una consapevolezza precisa di cosa significa questa parola, questo concetto. Allora, destra e sinistra sono, diciamo così, divisi sui criteri di distribuzione della ricchezza monetaria prodotta dalla crescita. Però entrambi ritengono che la cosa principale sia la crescita della produzione di merci. Poi la destra dice le parti della, diciamo, della ricchezza monetaria, non reale, monetaria, prodotta dalla crescita, le deve fare il mercato. La sinistra dice se queste parti le fa il mercato, le classi sociali più forti prendono la quantità maggiore e lasciano alle classi sociali più deboli la quantità minore. Per cui deve intervenire lo Stato per fare le parti più giuste. Fare in modo che ci sia una redistribuzione più equa della ricchezza monetaria prodotta dalla crescita. E questa redistribuzione più equa avviene utilizzando sostanzialmente due strumenti. Lo strumento della tassazione e lo strumento dei servizi sociali. Ma entrambi credono che l'obiettivo di fondo sia questo. Allora, qui viene la decrescita come paradigma culturale, perché l'idea che l'obiettivo della produzione di merci sia la crescita del PIL è un'idea che è nata con la rivoluzione industriale, che si è sviluppata con la rivoluzione industriale, fa parte delle convinzioni, dell'immaginario collettivo, della cultura che questa società, come tutte le società, ha elaborato. Cioè ogni società organizza un sistema di valori, una cultura, uno schema di modelli di comportamento che sono funzionali alla sua perpetuazione, perché è normale che sia così, va bene? Allora, la decrescita introduce un elemento di cambiamento di paradigma culturale che va sviluppato, perché non è che un paradigma culturale si improvvisa, però implica una svolta da questo punto di vista. Il secondo soggetto che fa parte del blocco di potere dominante sono le grandi aziende multinazionali, le quali hanno come obiettivo quello di realizzare delle grandi opere per poter realizzare dei grandi guadagni. E per esempio, no, mi viene in mente il TAV in Valsusa. Il TAV in Valsusa viene sostenuto sia dai partiti di destra sia dai partiti di sinistra e viene realizzato dalle grandi aziende multinazionali. Pensate che in un comune della Val di Susa, il comune di Avigliana, si è presentata una lista in cui erano insieme PD e PDL, pro TAV, e si è presentata una lista civica contro questa lista PD-PDL contro il TAV. E ha vinto la lista civica contro il TAV. E il terzo soggetto di questi partiti che hanno le radici, la cultura dell'Ottocento e del Novecento, nella crescita, le grandi aziende multinazionali, il terzo soggetto è il complesso politico-militare. Complesso politico-militare che è strettamente collegato con la crescita, perché noi abbiamo bisogno di sempre, se l'obiettivo è la crescita, di sempre maggiori quantità di energia. Siccome di energia oggi ce n'è di meno disponibile, un po' perché costa sempre di più andarla a prendere, fino al 1940 per avere 100 unità di energia se ne spendeva una, è un indice questo qui, se io scavo anche un pozzo di petrolio, per avere l'energia del petrolio ci vuole dell'energia per scavare il pozzo di petrolio, poi ci vuole dell'energia per portare il petrolio dove si trova, dove si consuma. Fino al 1940 il rapporto, questo rapporto si chiama ROEI, in sigla, diciamo così, no? E che è il rapporto tra l'energia spesa e l'energia ricavata, era da 1 a 100, cioè si spendeva un'unità di energia per ricavare 100 unità di energia. Dopo gli anni 40 questo indicatore è sceso a 1,40, negli anni 80 è arrivata a 1,8, nel 84, ci vuole sempre più energia per ricavarne sempre di meno. Vabbè. Quando ci vorrà un'unità di energia per ricavare un'unità di energia, noi potremo anche navigare su degli oceani di petrolio. Non avrà più nessun senso fare una cosa di questo genere. Del resto, se vi ricordate, l'incidente che c'è stato nel Golfo del Messico, quello, il pozzo che ha buttato petrolio per mesi,
Avete idea di a che profondità veniva scavato questo pozzo? Questo pozzo era scavato a 1500 metri sotto il livello del mare e poi scendeva ancora a 3000 metri sotto. È chiaro che come fa uno ad andare a scavare un pozzo a 1500 metri di profondità? È perché sei costretto dal fatto che i pozzi più in superficie non hanno più offerta di energia rispetto alla domanda che cresce. Bene. Allora, in questa situazione è necessario sviluppare il controllo politico-militare del mondo, soprattutto di questi del mondo in cui ci sono le fonti fossili. Improvvisamente si scopre che Gheddafi è un dittatore, dopo 40 anni che ci sono fatti affari come si voleva, e allora si scopre che è un dittatore, si fa una missione di pace e si bombarda la Libia. E tra l'altro poi significa che una volta bombardata la Libia non soltanto si comincia a controllare il petrolio, ma bisognerà ricostruire tutto quello che si è distrutto, bisognerà ricostruire le autostrade, i ponti che sono stati abbattuti, e queste qui le faranno le grandi aziende multinazionali che sono esattamente le stesse che vogliono scavare il tunnel in Val di Susa. Allora, nel blocco politico-militare si ritrovano i due soggetti precedenti, perché chi è che dà ordine di comprare i sistemi d'arma? I partiti politici ottocenteschi e novecenteschi. Chi è che costruisce i sistemi d'arma? Le grandi aziende multinazionali. Cioè, questo qui è il rapporto. Allora, è chiaro che in questa situazione bisogna costruire un soggetto di carattere diverso, un'alleanza di carattere diverso, per portare avanti la politica che abbiamo detto precedentemente. Chi sono i soggetti di questa nuova alleanza da costruire? Sono dei soggetti politici che non rispondono alla logica ottocentesca e novecentesca della crescita, che cominciano a esaminare la possibilità di introdurre il discorso della decrescita all'interno del loro paradigma culturale. Esistono dei soggetti di questo genere? Non ancora. Esiste un movimento che in qualche misura ha recepito queste idee, le scrive anche, ma non so fino a che punto le abbia interiorizzate fino in fondo. Quindi, del resto, i processi della storia non sono mai processi lineari, sono processi che comportano delle complicazioni, delle difficoltà, dei cambiamenti, degli errori, insomma, tutte delle contraddizioni. La storia è un fiume fangoso che porta con sé tanta roba, insomma, poi ci vuole del tempo man mano che si purifichi questa acqua. Ma un soggetto politico che non abbia, o dei soggetti politici che non abbiano nel loro DNA, nel loro patrimonio genetico, la crescita, hanno bisogno di soggetti imprenditoriali diversi rispetto alle grandi aziende multinazionali. E questo soggetto non possono altro che essere le piccole e medie industrie, gli artigiani. Sempre per tornare all'esempio del tunnel in Val di Susa, no? Secondo la presidenza del Consiglio dei Ministri, dati ufficiali, per costruire il treno ad alta velocità, la linea ad alta velocità in Val di Susa, occorreranno 8 miliardi e 200 milioni. Gli studiosi, insomma, soprattutto il Politecnico di Milano e altri, parlano di cifre che vanno sui 24-25 miliardi, non 8 miliardi e 200 milioni, no? Però noi prendiamo per buono 8 miliardi e 200 milioni. Secondo sempre la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con 8 miliardi e 200 milioni si creano 6.000 posti di lavoro, 2.000 diretti e 4.000 indiretti. Questo vuol dire che per ogni milione investito si creano 0,73 posti di lavoro. Secondo il Sole 24 Ore, che ha ripreso del 13 febbraio del 2012, che ha ripreso degli studi fatti dall'Enea anche, se si investe 1 milione di euro nelle fonti rinnovabili si creano da 3 a 4 posti di lavoro, non 0,73. Ma noi della decrescita non riteniamo che la scelta migliore sia quella di sviluppare le fonti rinnovabili. Perché diciamo questo? Perché il nostro sistema energetico spreca un sacco di energia. Spreca a meno il 70% dell'energia. Di fronte a un sistema energetico che spreca il 70%, il primo problema da porsi non è quello di cambiare le fonti con cui si soddisfa il bisogno, ma è ridurre gli sprechi.
e se si riducono gli sprechi stiamo facendo un discorso di decrescita. E soltanto se avremo ridotto gli sprechi, se cioè saremo passati da un consumo 100 a un consumo 30, a quel punto avrà senso sviluppare le fonti rinnovabili, perché le fonti rinnovabili dovranno soddisfare un fabbisogno inferiore rispetto a quello attuale. Bene, se si investisse 1 milione nell'efficienza energetica, nella riduzione degli sprechi, secondo questo studio del Sole 24 Ore, si creerebbero 13 posti di lavoro. Quindi, se il problema è quello dell'occupazione, crea molta più occupazione ristrutturare energeticamente gli edifici, crea anche più occupazione sviluppare le fonti rinnovabili, e meno occupazione possibile si crea attraverso le grandi opere. Chi è che costruisce le grandi opere? Le grandi aziende multinazionali. Chi è che può ristrutturare decine di migliaia di edifici sparsi sul territorio nazionale? Soltanto decine di migliaia di piccole e medie aziende, di artigiani, di vetrai, di falegnami, di muratori, di tecnici sparsi sul territorio nazionale. Cambia completamente il soggetto di riferimento. Beh. Noi del Movimento Crescita Felice stiamo facendo un lavoro molto approfondito nei confronti di questi settori. Gli stiamo spiegando che il loro interesse non è lo stesso interesse delle grandi aziende multinazionali, che anzi le aziende multinazionali sfruttano le piccole e medie aziende, cercherò poi di dirvi in che maniera, e che il loro interesse è completamente diverso. Il loro interesse è quello di una politica finalizzata a ridurre gli sprechi in tutte le pieghe del sistema. Cioè che la decrescita selettiva è l'unica maniera di creare per queste aziende delle occasioni di lavoro, delle occasioni di attività e anche di creare occupazione. Non so se vi ho detto l'altra volta che nel numero di dicembre del 2012 della rivista Innovare, che è la rivista della piccola media, ufficiale dell'API, l'API è l'Associazione Piccole e Medie Industrie Italiane, anzi la CONFAPI è l'associazione che raduna tutte le associazioni piccole e medie industrie, aveva come titolo di copertina Crescita infinita o decrescita felice. Cioè un'azienda, una rivista padronale ha una portata, una cosa di questo genere, come se sull'Osservatore Romano uscisse fuori il titolo Dio esiste o no? Punto di domanda. E sabato scorso abbiamo fatto un incontro con l'API di Rimini in cui abbiamo parlato di queste cose, cioè c'era una assemblea rivolta ai piccoli industriali della provincia di Rimini, organizzata insieme dalla loro associazione imprenditoriale e dal Movimento per la Decrescita Felice. E tra l'altro c'era anche tra gli organizzatori un'associazione di imprenditori austriaci e dell'Alto Adige, che sta lavorando nella stessa direzione come stiamo lavorando noi. Questo è, diciamo, l'obiettivo. Io ho fatto anche degli incontri con la Confartigianato della provincia di Treviso, cioè c'è tutta un fermento da questo punto di vista, e andare a parlare di queste cose a, per esempio, piccoli industriali che lavorano nel settore dell'edilizia significa sfondare una porta aperta, perché questi qui non battono più un chiodo da un sacco di tempo, non hanno più lavoro da nessuna maniera. E quindi cercano delle cose diverse. Non è che loro istintivamente siano così a favore della decrescita, no, capiscono che il discorso che noi facciamo può avere per loro dei vantaggi che invece non gli offre il tentativo velleitario di rilanciare la crescita attuato da questo blocco di potere che in questo momento governa i paesi industriali avanzati. Sempre per tornare a queste cose, non so, quando c'è stato l'insediamento del sindaco di Parma, il Movimento della Decrescita Felice ha offerto al sindaco una consulenza gratuita. C'è una persona in grande difficoltà che fa una scelta civica molto importante, così via, ti diamo una mano. Gli abbiamo offerto, insieme a un gruppo di lavoro di cui faceva parte anche un ingegnere del nostro movimento, la ristrutturazione energetica, il progetto di ristrutturazione dell'edificio. Gli abbiamo fatto gratis questo progetto. E la giunta l'ha preso e l'ha presentato poi in Regione Emilia-Romagna. Questo progetto aveva un costo di investimento di 900 milioni, 900 mila euro, scusate, sono stanco,
900.000 euro e avrebbe comportato un risparmio energetico dell'83%. Portato in Emilia Romagna, in regione, il progetto, non è stato approvato perché la regione aveva complessivamente per queste cose una somma di spese di 6 milioni. Quindi per fare grosso modo 6 edifici scolastici, 7 in tutta l'Emilia Romagna, niente. Poi abbiamo sentito la trasmissione di Iacona alla televisione, in cui dice che per costruire un casco di un pilota di un F-35 ci vogliono 2 milioni. Cioè, se non, se, non è, immaginate che non è solo un casco, c'è cioè tutta la, i comandi là dentro, no? C'è tutta la cosa. Senza quel casco non si vola, quell'aereo non vola, insomma. Vabbè. Adesso non so quanto costano gli aerei in se stessi, ma comunque con il soldo di un casco si potrebbero ristrutturare 2 scuole. Con i soldi del TAV si potrebbero ristrutturare 15.000 scuole. 15.000. Queste sono le cose. Il passaggio dalla logica della crescita alla logica della decrescita, intesa in questa maniera che diciamo noi, non la recessione, non la diminuzione, non il fatto di dire consumiamo di meno, siamo più sobri, no, usiamo l'intelligenza per non sprecare le risorse della terra, per sviluppare delle tecnologie più avanzate che ci consentono di avere ciò di cui abbiamo bisogno, riducendo gli tempo. Possono essere i gruppi scout, io faccio degli incontri frequenti con i gruppi scout su queste tematiche qua, possono essere i comitati contro qualche grande opera, possono essere le associazioni dei genitori nelle scuole, perché insomma anche, dovranno anche farsi sentire per quanto riguarda la ristrutturazione degli edifici scolastici, eccetera. C'è quella miriade di situazioni sociali in cui si esprime la volontà delle persone di dare un piccolo contributo al bene comune. Una volontà che fino a qualche decennio fa veniva intercettata prevalentemente dai partiti e che in questo momento non viene più intercettata dai partiti, perché si è creato questo tipo di sfasatura. Allora, noi crediamo che se riuscissimo a costruire un progetto di superamento della crisi attraverso la decrescita selettiva, lentamente, con difficoltà e così via, si potrebbero mettere insieme queste realtà politiche, imprenditoriali e sociali che potrebbero dare una svolta alla situazione che noi stiamo vivendo. Non credo che esistano altre possibilità oggi di uscire dalla crisi, meno che mai se l'obiettivo è quello di rilanciare la crescita. Soltanto che questo discorso è un discorso che richiede una consapevolezza, una diffusione di consapevolezza che oggi ancora non è presente. Perché ancora troppe persone sono convinte che l'unica maniera di uscire da questa situazione sia quello appunto di far tornare a crescere il prodotto interno lordo e che noi dobbiamo fare un'operazione culturale molto importante in questa direzione. Allora, io adesso praticamente ho finito questo mio ragionamento. Quello che voglio dirvi è che quando si parla di decrescita non è accettabile la liquidazione che viene fatta di questo discorso da alcune persone che ci dicono vogliono farci tornare indietro alle carrozze a cavalli, alle candele, perché per ridurre gli sprechi bisogna sviluppare tecnologie più evolute di quelle attualmente in corso. Non bisogna credere a quelli che dicono la decrescita comporta una diminuzione dell'occupazione, perché la decrescita è l'unica maniera di creare occupazione nei paesi industriali avanzati, anzi di creare un'occupazione utile e quindi con una valenza anche di carattere qualitativo. Ma accanto a questo discorso, che è un discorso che riguarda la politica economica, c'è anche un discorso che dobbiamo sviluppare relativo agli stili di vita, relativo ai modelli di comportamento, perché senza anche questo secondo aspetto un ragionamento puramente tecnologico non funziona. Ci sono degli economisti molto importanti che hanno fatto vedere come se si interviene soltanto sul tema delle tecnologie si può ottenere quello che si chiama, che loro chiamano l'effetto rimbalzo. Cos'è l'effetto rimbalzo? Se noi abbiamo una tecnologia che comporta certi consumi, che so, abbiamo un'automobile che fa 10 km con litro di benzina e c'è un'innovazione tecnologica che ci consente di fare un'automobile che fa 20 km con litro di benzina, non è detto che i consumi di benzina si dimezzano, perché una persona può dire, siccome faccio il doppio della strada, me ne faccio di più, tanto mi costa comunque di meno. E quindi quello che si guadagna dal punto di vista tecnologico si perde dal punto di vista comportamentale,
è una sorta di fatica di Sisifo. Accanto al discorso dell'economia, delle tecnologie, occorre fare un discorso relativo agli stili di vita. E, per esempio, in questo libro qui, Meno è meglio, è sviluppato anche l'aspetto tecnologico, ma soprattutto è sviluppato l'aspetto degli stili di vita, l'aspetto dei modelli di comportamento, perché questo qui ha un'importanza, diciamo, fondamentale come l'altra. E terzo aspetto importante, tecnologie, stili di vita, modelli di comportamento, è la politica. Il Movimento per la Decrescita Felice ha scritto nello statuto che non è un partito, che non si presenta alle elezioni e che non ha un rapporto privilegiato con nessuno dei partiti esistenti. Perché questo discorso che io ho fatto di proposta per superare la crisi economica, creando occupazione utile nella riduzione degli sprechi, è un discorso che noi abbiamo rivolto a tutti i partiti, a tutti i partiti. Qualcuno ci è stato a sentire di più, qualcuno non ci è stato a sentire per niente, ma il fatto che qualcuno ci è stato a sentire di più e che quindi ha creato un rapporto di collaborazione o comunque di confronto di idee con noi, non è che noi abbiamo scelto questo partito, è che questo partito ha scelto noi. Ma questo è un invito che viene rivolto a tutti quanti. Anzi, più sono le forze politiche che cominciano ad ascoltare le cose che diciamo, e maggiore è la possibilità che si ottengano dei risultati positivi, perché la cosa importante è che vengono fatti in maniera urgente, perché la crisi avanza in maniera molto forte e non possiamo aspettare i risultati chissà a quale tempo che possano arrivare. Per cui l'invito nostro è quello che queste proposte che abbiamo fatte le presentiamo a tutti. E siccome le abbiamo scritte anche nel nostro documento, siccome noi siamo sentiti fino a un certo punto, perché in questi incontri si riempiono di persone, però poi basta che qualcuno vada in televisione e parla non a centinaia, ma parla a milioni di persone, e quindi diciamo il nostro discorso è un discorso che riesce a incidere fino a un certo punto. Non so quanti sappiano che noi abbiamo scritto un documento che io vi ho riassunto in questo momento, va bene? Allora cercheremo nei prossimi periodi, in concomitanza con l'evoluzione della crisi politica che stiamo vivendo, di fare un momento nazionale di discussione rivolto a tutti i partiti, in cui accanto a noi, che siamo una piccolissima cosa, avremmo il piacere di avere qualche persona più autorevole, che è sempre al di fuori dei partiti, che non rappresenta dei partiti, ma che in qualche misura affronta delle tematiche che sono analoga alle nostre. Adesso io non voglio vendere la pelle dell'orso prima di averlo catturato, no? Ma mi viene in mente che se questo discorso venisse sostenuto insieme a noi da qualcuno come Slow Food o come Libertà e Giustizia, acquisterebbe sicuramente un peso maggiore. Noi cercheremo di fare in modo che di fare questo appello su questi contenuti con altre personalità, perché l'obiettivo nostro non è di metterci al centro dell'attenzione, no? L'obiettivo nostro è quello di riuscire ad agire come agisce il lievito nella massa del pane, no? Di farlo crescere e di sparire all'interno. Cioè non ci interessa che noi ad avere una visibilità o cose di questo genere, ci interessa che ci sia, diciamo così, un movimento culturale che sia in grado di imporre ai partiti politici la visione che vi ho riassunto. Grazie. Se volete a questo punto voi intervenire con domande, interventi, curiosità, dubbi, ecco, credo sia il momento questo. Si prova col microfono? No, faccio... Si sente? Voi sentite? Sì. Voglio fare una domanda. A me è piaciuto molto questo intervento, non conoscevo questo movimento. E mi ha colpito molto quando lei ha detto che c'è questo grosso debito da parte sia dello Stato che da parte dei cittadini. Ora, essendoci questo grosso indebitamento sia pubblico che privato, come far ripartire anche con la decrescita il sistema? Cioè, come vengono finanziate le famiglie e eventuali ristrutturazioni per favorire, diciamo, le emissioni basse, insomma, quello di questo, ecco.
sentito la domanda. Va avanti, facciamone un'altra. Allora, ma mi chiedo come mai aspetto dei trasporti. I trasporti hanno una grossa incidenza nell'impatto ambientale. I treni, ma anche gli aeroplani o i mezzi individuali quali le auto, le moto, eccetera, eccetera. I trasporti su camion hanno un'incidenza incredibile terribile. Gli aeroplani distruggono l'ozono, hanno effetti disastrosi sul punto di vista ambientale, sul territorio della terra. Allora, come mai un movimento di crescita, o a parte voi, comunque, un movimento notabile così finalizzato alla lotta contro l'alta velocità dei treni e meno magari alla lotta contro gli aerei o addirittura contro le autostrade che inquinano forse più di un treno, sicuramente, al 100% è dimostrato. Allora, mi dico perché quello magari tutti siamo la smobile, allora la secondaria non è nessuna autostrada con la grande opera autostradale, mentre invece la grande opera del treno da noia, perché proprio il treno è stato così sotto mia. Dico, perché no allora fare? Facciamo un autostrade, no aerei low cost, che però a fine settimana ci permettono di andare a giro per l'Europa, allora ci divertiamo, quello, però ci tocca meno, insomma, fa parte dello stile di vita che poi dovremmo mettere in discussione le scelte che facciamo nella propria vita per cercare di ridurre un po' il nostro impatto ambientale nella nostra società. Comincio a rispondere a queste due domande. Poi, allora, sono due domande diciamo molto importanti quelle che sono state fatte, tutte e due, no? Cerco di dare delle indicazioni. La prima domanda diceva, va bene, tutto questo ragionamento va bene, ma come si fa a partire il meccanismo? Cioè come si trovano i soldi iniziali per dare la spinta a questa operazione? Cioè, noi abbiamo individuato come movimento della crescita felice due percorsi. Di uno siamo più convinti, l'altro lo stiamo discutendo, perché comunque il nostro, come vi dicevo, è un movimento che sta elaborando questo paradigma naturale. Il primo strumento che noi abbiamo individuato è quello delle Energy Service Company. Cosa sono le Energy Service Company? Sono delle siamo ESCO come diciamo sigla, no? Sono delle società che effettuano le ristrutturazioni energetiche a loro spese, non alle spese del proprietario dell'edificio, e che si ripagano incassando per un certo numero di anni il risparmio economico conseguente al risparmio energetico che riescono a ottenere. Mettiamo che l'edificio costi ogni anno come gestione 100 euro. Se dopo l'intervento fatto a spese della ESCO, della Energy Service Company, il consumo scende a 60, il padrone dell'edificio continua a pagare 100 per un certo numero di anni. Quindi ogni anno 40 di risparmio andranno ad ammortizzare l'investimento. In un certo numero di anni il risparmio sui costi di gestione ammortizza il costo di investimento. Cioè, questo è il primo meccanismo. È un meccanismo molto interessante questo. Adesso io non sto, se volete posso anche andare ad approfondirlo come analisi. È un meccanismo che tra l'altro garantisce il padrone di casa ed è tutto a rischio della ESCO. Perché se la ESCO, per ipotesi, bleffasse e dicesse ti do un risparmio del 40% e poi il risparmio è del 20%, siccome il numero degli anni in cui incassa la cifra piena è fissato contrattualmente, danneggia se stessa. Perché se ha detto che in 5 anni col 40% ammortizza l'investimento, se in 5 anni incassa il 20% anziché il 40%, incassa la metà. Cioè, il padrone di casa avrà un vantaggio inferiore, ma non ha speso nulla. La ditta avrà un problema grosso. Quindi sarà molto più facilmente ipotizzabile che se ti dice che ha un risparmio del 40% abbia il 45, il 50 di risparmio per mettersi dalla parte della sicurezza. Ma questo vuol dire che la ditta guadagna di più, d'accordo, ma alla fine del periodo il padrone di casa ha un risparmio ancora maggiore. Quindi alla fine l'operazione è un'operazione diciamo che si garantisce a sé. Il secondo strumento su cui stiamo ragionando, quindi prendetelo come un'intuizione che ancora deve essere sviluppata,
è quella di una patrimoniale di scopo, cioè si dice sopra un certo patrimonio si fa una tassazione temporanea finalizzata a pagare interventi di risparmio energetico, per cui questo prelievo di tasse viene investito nelle iniziative di risparmio energetico. Queste iniziative si pagano da sé man mano che consentono di avere un risparmio, e man mano la persona che ha avuto il prelievo fiscale patrimoniale recupera il denaro attraverso questo investimento. Noi pensiamo addirittura che si possa dare come opzione iniziale quella di ristrutturare la propria casa, no? Cioè dire, hai un patrimonio così alto, noi, diciamo, lo Stato stabilisce, tanto la patrimoniale l'abbiamo pagata con l'IMU tutti quanti, no? Ecco, questa tassazione, se vuoi puoi cominciare a investirla addirittura nella tua casa, cioè quindi utilizzare la patrimoniale con questa finalità e con una restituzione poi alla fine, perché queste operazioni comportano alla fine un ritorno dell'investimento attraverso i risparmi che si riescano a ottenere. Dobbiamo ancora affinarlo, ma mi sembra che possa essere una pista di lavoro interessante questa qua. Per quanto riguarda invece i trasporti, allora, cominciamo col dire che la nostra posizione è una posizione diciamo, che prevede una riduzione della necessità del trasporto. Cioè, noi pensiamo che mentre, diciamo, tutta l'economia della crescita va nell'ottica della globalizzazione, cioè della mondializzazione del mercato, noi dovremmo lavorare nell'ottica della rilocalizzazione delle attività economiche e produttive e di strutture territoriali che siano il più possibili autosufficienti dal punto di vista alimentare e dal punto di vista energetico. Oggi l'agricoltura chimica e la mondializzazione dei mercati sono arrivati a un punto tale che per produrre una caloria alimentare si consumano da 5 a 12 calorie fossili, che non sono solo il trasporto, sono anche l'energia necessaria a sintetizzare i concimi chimici, a pompare l'acqua da profondità sempre maggiori, alla frigoconservazione, alla costruzione delle macchine agricole, all'alimentazione, alla manutenzione delle macchine agricole, eccetera. Questo è il rapporto. L'aumento del prezzo del petrolio comporterà un aumento progressivo del prezzo dei generi alimentari. Dal 2002 al 2012 i generi alimentari, il prezzo è aumentato del 170%, e man mano che aumenterà il prezzo del petrolio sono destinati ad aumentare sempre di più. Allora, se ci sono delle comunità locali che puntano alla sovranità alimentare, cioè a nutrirsi per la maggior parte delle cose, non per tutto, ci mancherebbe altro, con cibo prodotto in vicinanza, la necessità del trasporto diminuisce in generale. Lo stesso ragionamento, diciamo, dell'autosufficienza alimentare si deve spostare con l'autosufficienza energetica. Cioè, le piccole e medie aziende che oggi lavorano come conto terziste per le grandi aziende che stanno sul mercato internazionale, se lavorassero direttamente per i consumatori del territorio, avrebbero, diciamo, favorirebbero l'autosufficienza energetica e ridurrebbero la necessità di trasporti a distanza. Ma vale anche per altri beni, no? Ci sono delle aziende che lavorano con noi e che sono passate nel settore dell'abbigliamento dalla vendita, dal rapporto di conto terziste per grandi marchi, cioè aziende che fanno tutto il prodotto completo per un grande marchio e poi il grande marchio mette il suo marchio e lo vende sul mercato, al vendita diretta ai consumatori attraverso i gas. Quando si compra un capo di abbigliamento marchiato, il marchio incide sull'80% per il prezzo di vendita. Quindi vuol dire che se queste aziende, cioè vuol dire che il 20% del prezzo di vendita paga le materie prime, l'ammortamento degli impianti, la mano d'opera e gli utili di esercizio. Per cui se un'azienda non vende, non lavora più come conto terzista, può vendere i suoi prodotti a un prezzo che è molto più basso di quello del grande marchio, farli anche meglio, utilizzare delle tecnologie meno invasive nei confronti degli ambienti e creare una condizione utile
che va poi riversata in questo commercio di carattere locale. C'è un esempio di fabbrica di scarpe che ha fatto questo passaggio e mentre lavorando come grandi marchi, piccola azienda con aziende multinazionali, era costretta a avere prezzi sempre più bassi perché i grandi marchi si fanno la concorrenza internazionale abbassando il prezzo dei fornitori, bene, si è trovata a dover delocalizzare in Romania, a pagare non il giusto i dipendenti e così via. Quando ha cominciato a vendere direttamente ai gas, pur facendo dei prezzi che sono la metà, inferiore alla metà del prodotto corrispondente del grande marchio, va bene, ha potuto avere un margine molto ampio e a rilocalizzare l'azienda in Italia, ad assumere del personale, a pagarlo il giusto e a spostare sempre di più la sua attività direttamente verso la domanda dei consumatori nei gas. Quindi il processo nostro è un processo che noi auspichiamo, è un processo di rilocalizzazione, di uscita dalla globalizzazione, e questo comporta una necessità di ridurre i trasporti molto ampia. Detto questo, come cosa strategica, perché il TAV? Il TAV è successo non perché il treno sia meno inquinante dei camion, no? Perché se uno va, diciamo così, a vedere tecnicamente, un treno ad alta velocità aumenta il consumo di energia, mi pare il triplo rispetto alla velocità che aumenta. Per cui si trova ad avere dei consumi molto alti, paragonabili e forse superiori a quella di camion. Ma il treno ad alta velocità non può fare delle tappe diciamo molto brevi, perché se facesse delle tappe brevi non riuscirebbe a raggiungere l'alta velocità. Per cui se uno pensa di spostare delle merci sull'alta velocità, deve calcolare che comunque c'è un trasporto di camion dalla ditta alla prima stazione dell'alta velocità e poi un trasporto di camion dalla prima stazione dell'alta velocità, che non può essere inferiore, non so, mi pare a 200 km rispetto poi a dove deve andare. Alla fine, se portasse direttamente il prodotto col camion dalla propria ditta al venditore, consumerebbe meno energia sia di camion e non consumerebbe quella di treno. Nel fatto specifico del TAV in Val di Susa, noi abbiamo che la ferrovia esistente è utilizzata al 30% delle sue potenzialità e che da 10 anni a questa parte, da 20 anni a questa parte, c'è una diminuzione del trasporto delle merci. E allora in quel caso specifico non ha nessun senso costruire un treno che non risolverebbe comunque il trasporto delle merci, perché, per le ragioni che ho detto prima, quando invece sarebbe molto più conveniente, molto più utile, cioè con un costo molto più basso, ristrutturare la linea esistente e potenziare questa linea esistente, incentivando anche il trasporto di merci attraverso questa linea qui. Ecco, allora questo è l'obiettivo, anche perché se voi, qualcuno di voi è stato in Val di Susa, sa che in questa valle molto stretta tutto il fondovalle praticamente ormai impermeabilizzato. Ci passano due strade statali, un'autostrada, una ferrovia, più tutte le strade diciamo intercomunali. Praticamente non c'è più spazio. E siccome questa popolazione ha subito progressivamente una serie di disagi, di difficoltà da tutte queste infrastrutture molto pesanti, ha cominciato a reagire in maniera decisiva rispetto all'ultimo colpo che gli volevano dare. Però la TAV, per esempio, tra Roma e Milano ha contribuito ad ridurre i viaggi aerei. Questo può darsi che sia stato, sia successo, e in qualche caso dico funziona anche, ma non è che la soluzione TAV è una soluzione che va bene dappertutto o che va male dappertutto. In quella situazione specifica è sicuramente. Fanno un discorso in generale. Sì, però tra l'altro il TAV tra Roma e Milano è soprattutto sul trasporto persone, non sul trasporto merci. Mentre lì il discorso è stato fatto sul trasporto merci. Perché il trasporto persone tra Torino e Parigi e Lione ha avuto un calo enorme. Io abito lì da diversi anni e c'era, ricordo, un treno che tutti i pomeriggi partiva alle 5 da Torino e andava a Lione. Questo treno non c'è più da 15 anni, da 20 anni. Ora, evidentemente c'è un calo di trasporti che in quelle situazioni non ha senso né dal punto di vista delle merci né dal punto di vista delle persone, in quel caso specifico. Scusi, sul caso TAV bisogna anche dire il fattore dell'impatto ambientale, cioè per realizzare quel tratto distruggono il mondo di
diciamo, del territorio, quindi non è solo gli altri aspetti, ma c'è questo, è secondo me un fattore importantissimo. Cioè il gioco non vale la candela, ma tanto lo sento. Il gioco non vale la candela perché l'impatto ambientale di quel tratto lì è ambientalmente insostenibile, questo. Quindi, a prescindere poi da tutte quelle, da tutti quei dati sui trasporti che lo rendono infattibile anche oggettivamente. Però l'impatto ambientale va tenuto in conto in queste scelte. Infatti l'impatto ambientale, bisogna considerare l'impatto ambientale del treno. Si sente? Occorre considerare l'impatto ambientale del treno rispetto all'aereo. Caso per caso, ad esempio, se devo andare a Parigi, forse in treno consumo meno CO2 che non andare in aereo. Perché non incentivare il trasporto su? Cioè, noi, attenzione nel demonizzare i trasporti. No, attenzione, noi stiamo facendo una critica al TAV in Val di Susa, punto. Sul fatto che il treno sia un mezzo di trasporto, diciamo, superiore al trasporto individuale su macchina e al trasporto in aereo non abbiamo mai avuto dubbi. Però questo non può essere un alibi per fare un'opera che invece ha gli effetti contrari rispetto a quelli che si vorrebbero perseguire. C'è una persona lì che... Sì. Valletta. No, volevo dire che questa iniziativa mi sembra molto efficace per un aspetto, mi sembra un po' lacunosa per un altro, cioè è innegabile che questa recessione sta creando una grande disoccupazione, però la disoccupazione è in tanti settori, cioè nel settore creatizio, nel commercio, nell'industria, nell'artigianato e del genere. L'iniziativa che proponete voi è un'iniziativa che ridarebbe slancio all'occupazione, ma in un settore solo, che poi è quello dell'edilizia e tutto quello che gira intorno all'edilizia. Beh, siamo mica tutti muratori, tutti carpentieri, tutti falegnami, ci sono impiegati, hanno perso lavoro, ci sono commessi, ci sono insegnanti, ci sono tanti soggetti che in questo campo, come, qual è il vostro pensiero? Allora, innanzitutto l'edilizia ha sempre avuto un effetto moltiplicatore su tutti gli altri settori, no? Il fatto che aumenti l'occupazione nell'edilizia significa poi aumentare la domanda anche di altre merci, di altri beni di consumo, di altre cose, quindi ha un effetto che si propaga in altre situazioni. Però noi non diciamo solo questo, cioè, l'altro elemento forte e importante che diciamo è quello della rilocalizzazione dell'economia. Cioè va sviluppata sicuramente un'occupazione in agricoltura, in un'agricoltura finalizzata all'autosufficienza, va sviluppata un'occupazione nell'industria manifatturiera, meccanica, nello sviluppo delle fonti rinnovabili o nello sviluppo delle tecnologie per l'edilizia, perché non è soltanto l'edilizia, cioè, ci sono impianti di riscaldamento, ci sono tutta una serie di cose che, diciamo, che riguardano la meccanica, la termoidraulica, il settore elettrico e compagnia bella. E inoltre bisogna tener conto che nei momenti di cambiamento, cioè, è proprio cambiato tutto, la popolazione si è ridistribuita in settori di lavori diversi. Voi pensate se questo discorso di paura di spostare l'occupazione da un settore all'altro fosse stato fatto all'inizio degli anni 50, quando si distruggeva l'occupazione in agricoltura. Cioè le persone che non lavoravano più in agricoltura hanno trovato occupazione in altri settori, e tutta la storia della produzione industriale comporta dei cambiamenti progressivi e successivi che diventano particolarmente forti, rilevanti nei grossi momenti di crisi. E nei grossi momenti di crisi alla fine si salva chi riesce per primo a capire che non si può più fare come si è fatto negli anni passati e che occorre un cambiamento proprio anche di merceologico, organizzativo, tutto quello che volete. Per cui la somma di questi aspetti, di aspetti moltiplicatori anche del settore dell'edilizia, dello sviluppo degli altri settori legati alla rilocalizzazione e al cambiamento che comunque noi, che lo vogliamo o non lo vogliamo, oggi abbiamo di fronte, consentono di avere degli spostamenti anche di occupazione in altri settori o degli effetti a cascata in altri settori. Poi io credo che prima o poi occorrerà porsi il problema della riduzione dell'orario di lavoro, perché
la riduzione degli orari di lavoro, perché quando ci sono delle tecnologie che aumentano la produttività, non è che necessariamente devono ridurre l'occupazione. La riduzione dell'occupazione è una scelta di carattere politico ed economico. Si può la stessa, diciamo, meccanismo, cioè o si riduce l'occupazione perché si mantiene intatto l'orario di lavoro, o si riduce l'orario di lavoro per mantenere intatta l'occupazione. Questo aspetto finora non è stato accettato perché culturalmente le persone rifiutavano di ridurre l'orario di lavoro perché pensavano che il senso delle realizzazioni della loro vita fosse avere una capacità di acquisto. Cioè, quando parlavo del cambiamento degli stili di vita, poi è questa la situazione di fondo. Pensate che c'è stata un'azienda in Umbria che ha proposto ai dipendenti di ridurre di 2 ore il proprio orario di lavoro, o 3, non so quanto fossero, per assumere i loro figli. I figli non l'hanno accettato perché hanno sentito questa cosa come una privazione. Se tutto il meccanismo che ci arriva, i messaggi, è che la realizzazione umana si attua mediante la capacità di acquisto, le persone pensano che il senso della vita sia lavorare per avere soldi per comprare delle cose. Per cui non accettano un discorso che rimette in discussione. Allora, affinché questo discorso sia accettabile, cioè abbia il consenso necessario, sociale necessario ad affermarsi, è necessario un mutamento di paradigma culturale, e non a caso un'altra parte del nostro lavoro è proprio dedicata a questo. Abbiamo detto, lavoriamo sulle tecnologie, lavoriamo sugli stili di vita, lavoriamo sulle proposte di carattere politico. Ecco, fino a quando le persone non si renderanno conto che magari comprare meno stupidaggini e avere più tempo da stare con i propri figli, con il proprio marito, con la propria moglie, con i propri genitori anziani, con se stessi, a fare una passeggiata in montagna, a leggere un libro di poesia, eccetera, fino a quando le persone non capiranno che questo è più importante che annullare, buttare tutta quanta la propria vita a produrre delle cose per avere dei soldi, per comprare degli oggetti, per buttarli, per poterne comprare gli altri ancora, questo discorso della riduzione dell'orario di lavoro è un discorso che culturalmente avrà difficoltà a essere accettato. Tieni il microfono qui. Di come praticamente mettere in pratica, cioè l'azione politica, diciamo, in qualche modo, per, ha parlato di fatto da piccole imprese. Non sento. Ma ho sentito, il lavoro dipendente di qualsiasi forma ha un ruolo in questa. In questa impostazione o no? L'altro aspetto, si pensa che una volta fatto un discorso di convincimento poi siano solo i meccanismi di mercato che risolvono il problema in questa direzione, o è necessario un intervento della società attraverso lo Stato, forme di questo tipo? Ulteriore aspetto, lei ha fatto presente, schematizzando in maniera molto chiara come le forze sviluppiste, diciamo, destra e sinistra si dividono. Ha parlato la sinistra, dice, intervento dello Stato attraverso la tassazione sociale per distribuire. Con la decrescita è il meccanismo di mercato che distribuisce tutto, non c'è bisogno di un intervento perequativo? Queste domande. Poi una, nell'ultima cosa che diceva lei sulla rilocalizzazione, siccome in sala c'è anche qualcuno che ha un po' d'età mia, forse un po' meno, ma nella storia non tanto lontana, legato a un esperimento collettivista, c'è stato in un grosso paese proprio un'esperienza di rilocalizzazione, cioè di economia basata fatto delle comuni popolari nella Cina di Mao, forse vanno ristudiate e riprese in considerazione.
avevano i colletti ricco, però avevano il problema in un microcosmo di produrre tutto quello che lui aveva abitato. Grazie. Allora, c'è un'altra domanda, se la sì, sì. Scusi, un corollario veloce a questo che ha detto il signore. L'altra volta in un incontro lei parlò di un proficuo rapporto fra il movimento della decrescita e il sindacato FIOM. Quando vi ho fatto anche la domanda sul lavoro dipendente, insomma, se ci dice come si è evoluto questo rapporto, mi interessava. Sì, sarò breve, volevo sapere se in questo movimento sono previste anche delle sfaccettature a livello sanitario, soprattutto a risparmiare appunto sprechi a livello sanitario, ma anche sprechi a livello di vita e di conseguenza a stili di vita. Non lo so, mi viene a mente ecco, gli sprechi di vita che ci sono, o per dire, grazie al fumo, oppure, non lo so, grazie al lavoro massacranti, queste cose qui. E comunque mi sento molto in sintonia con quello che dice e boh, insomma, mi sembra che sia un barlume di speranza per noi giovani, forse che siamo quelli che abbiamo come futuro. Grazie. C'è ancora un'altra domanda, vuoi rispondere? Si fa con un'altra domanda? Ma c'è tanto. C'è veramente tanta carne al fuoco qua. Allora, il rapporto con i lavoratori. Cioè, noi, diciamo, la nostra ambizione, una delle nostre ambizioni più profonde dal punto di vista sociale è proprio una spinta di carattere egualitario tra tutti gli stati sociali. Ci sembra, e l'ho detto già l'altra volta, che attualmente questa difesa dei lavoratori, della dignità dei lavoratori, sia rimasta appannaggio quasi esclusivo di un sindacato solo, che è la FIOM. E non, noi abbiamo superato concettualmente il discorso destra e sinistra, come ho detto precedentemente, dicendo che destra e sinistra fino ad ora sono state due varianti dell'ideologia della crescita. La sinistra, ho detto, ha fatto un lavoro di maggiore perequazione all'interno di questo tipo di società. Cioè l'eguaglianza era intesa come uguaglianza, cioè, sempre in termini salariali, sempre in termini di denaro. Ora, io credo che sia possibile, doveroso, fare un discorso di equità uscendo da questa logica, cioè ci serve una maggiore equità tra le persone, non necessariamente all'interno di quello che è il sistema dei valori, di quello che è il sistema retributivo della società della crescita, e che ci possono essere, diciamo, che la spinta alla equità non sia necessariamente legata alle dinamiche destra e sinistra così come realizzate nell'Ottocento e nel Novecento. Detto questo, noi abbiamo avuto un rapporto, diciamo, di confronto iniziale che speriamo di poter proseguire con la FIOM per una scelta di fondo che non è, ripeto, quella di fare una scelta tra destra e sinistra, cose di questo genere, ma perché la FIOM ha mantenuto la schiena dritta nei confronti di un'operazione che è stata fatta di ricatto molto forte nei confronti dei lavoratori in nome della produttività. Quando la Fornero e Monti hanno dovuto giustificare per quale motivo hanno fatto questa, diciamo, battaglia contro l'articolo 18 della tutela dei lavoratori, cosa hanno detto sostanzialmente? Hanno detto che l'hanno fatta perché se gli investitori stranieri avessero capito che i lavoratori italiani non avevano più quei sistemi di tutela che avevano precedentemente anche con l'articolo 18, che poi in realtà, diciamo, non è che avesse una grande incidenza dal punto di vista quantitativo, era più che altro dal punto di vista politico, simbolico. Se gli investitori stranieri sanno che i lavoratori italiani non hanno più lo stesso tipo di difesa, vengono a investire più facilmente in Italia e quindi può ripartire la crescita economica. Questo è stato il ragionamento. Ora, di fatto, questo non è successo, non può succedere,
perché fino a quando ci saranno in Serbia delle persone che lavorano alla Fiat con 300 euro al mese di stipendio e 10 ore di lavoro, è chiaro che non sarà l'articolo 18 che attirerà, l'abolizione dell'articolo 18 che attirerà degli investimenti. Ma la cosa che concettualmente è inaccettabile, no, è che questa scelta è una scelta che rinuncia all'unico principio per cui noi occidentali non ci dobbiamo vergognare col resto del mondo, perché noi siamo veramente stati la distruzione e la rovina dell'umanità. Bene. Ma quel principio che Kant ha espresso con una frase lapidaria: non trattare mai gli esseri umani come mezzi, ma considerali sempre come fine. Allora, cos'è l'articolo 18? L'articolo 18 è quello di dire che il fine non sono gli esseri umani, ma la crescita della produzione di merci, che si può ottenere attraverso la capacità di attirare investimenti stranieri. Se per attirare investimenti stranieri gli esseri umani devono soffrire, dei padri di famiglia non avere un posto di lavoro o la possibilità di pagare il mutuo della casa o l'affitto, è un fatto del tutto secondario. L'importante è che possa ripartire la crescita economica. Ora, questo qui per noi è inaccettabile, perché per noi gli esseri umani devono essere il fine sempre e comunque, e ci sembra che questa difesa degli esseri umani come fine rispetto alla loro sottomissione alle logiche dell'economia sia stata fatta soltanto ultimamente dalla FIOM. Per questo noi abbiamo una fortissima simpatia nei confronti della FIOM. Per quanto riguarda Stato e mercato, non è che esistono questi due fattori come se fossero, non sono mai esistiti come fattori puri, eh? Non è che c'è o un'economia che è esclusivamente di mercato senza nessun intervento dello Stato. Un po' di economia invece contraria, con un intervento dello Stato e senza mercato, c'è stata, ma è fallita miseramente. È chiaro che il mercato non può essere uno strumento che si autoregola. Il mercato è uno strumento che deve essere regolato all'interno di quelle che sono le leggi dello Stato. Per cui lo Stato deve intervenire, e se ha degli per difendere alcune cose in maniera intransigente, e se ha degli obiettivi di politica economica, deve, attraverso la leva della tassazione e delle agevolazioni fiscali, incentivare gli investimenti nei settori che ritiene prioritari rispetto alla situazione economica da affrontare, da risolvere. Allora, io sono favorevolissimo, per esempio, a che venga messa una carbon tax per rendere, e siamo sempre più svantaggiosi dal punto di vista economico, gli sprechi di energia, e che vengano dati degli incentivi per coloro che invece investono nei settori dell'efficienza energetica. Per esempio, se ci fosse stata una logica di questo genere, avremmo avuto degli incentivi ai pannelli fotovoltaici molto diversi da quelli che abbiamo avuto. Perché abbiamo avuto uno strumento positivo come l'incentivo per il fotovoltaico è stato utilizzato in maniera del tutto distorta attraverso due cose. Primo, non averlo vincolato all'autoproduzione, perché se l'incentivo si deve dare a coloro che autoproducono energia per se stessi e vendono le eccedenze, e non a delle imprese che invece fanno degli investimenti, imprese a cui non interessa niente l'aspetto ambientale, ma gli interessa semplicemente prendere i sussidi da parte dello Stato, va bene? Per cui non avendo posto questo limite di rapporto tra produzione di energia elettrica e autoconsumo, si è finito a fare in maniera che i ricchi, i proprietari delle grandi aziende multinazionali venissero finanziati dai poveri attraverso l'incentivazione, perché poi l'incentivazione viene attraverso le tasse che noi abbiamo. Allora, io credo che uno strumento come questo di incentivazione è corretto. L'altro elemento distorsivo è stato il fatto che non è stato vincolato la possibilità di costruire, adesso è stata fatta una correzione, impianti fotovoltaici se non su terreni dove già l'inorganico aveva sostituito l'organico, e cioè sui tetti delle case, sui tetti delle fabbriche, sulle bordi delle autostrade e non sui campi agricoli, va bene? Allora, però questo strumento è uno strumento importantissimo, ma è uno strumento importantissimo l'incentivazione alle ristrutturazioni delle case attraverso la possibilità di togliere dalle tasse il 55% per investimenti che comportano una riduzione dei consumi di energia. Io avrei fatto in maniera molto più veloce, molto più rapida, un passaggio di pagamento del riscaldamento nei condomini a consumo e non più soltanto a metri quadrati come è fatto adesso, e così via. Quindi il fatto di agire sul mercato non significa impedire allo Stato di intervenire nel momento in cui decide di fare delle priorità. Ecco, non sono due discorsi alternativi tra di loro, ma sono due discorsi che possono essere integrati.
per quanto riguarda, diciamo, le forme di economia autocentrata, autosussistente, io più che il modello dei comuni cinesi mi sembra che potrebbe essere preso come punto di riferimento ciò che erano i kibbutz all'inizio della loro storia, perché la differenza di fondo è che le comuni cinesi erano delle situazioni obbligatorie, mentre i kibbutz israeliani erano delle libere scelte che venivano fatte dalle persone. Poi sono degenerati i kibbutz israeliani e le comuni cinesi sono state sostituite dalle deportazioni di massa forzate delle persone, delle campagne alle città, milioni insomma, di persone e così via. Allora, credo che tutte le forme di economia legate alla decrescita, c'è un'economia territoriale, la capacità di collaborazione, la consapevolezza nel consumo e compagnia bella, non possono prescindere dalla massima libertà delle persone. E la massima libertà delle persone non è la libertà formale, ma è la libertà di poter scegliere le cose che si fanno, quando si liberano, perlomeno si aiutano a liberarsi dai condizionamenti che gli vengono fatti dalla pubblicità. Allora, noi oggi siamo in una situazione apparentemente libera, ma le persone sono fortemente condizionate dai modelli di comportamento imposti dalla pubblicità. Noi dobbiamo fare un lavoro enorme per sviluppare quello che si chiama il consumatore consapevole. C'è una persona che sa che quando compra un oggetto, come è stato costruito, chi l'ha costruito, quali tecnologie sono state adoperate e compagnia bella. Perché a quel punto, se uno sa che una cosa è costata lo sfruttamento inumano di lavoratori, l'uso di sostanze che hanno un impatto ambientale, una provenienza da distanze diciamo inconcepibili dal punto di vista logico e compagnia bella, la distruzione ambientale, eccetera, non compra quelle cose. Non le compra come libera scelta, cioè che noi dobbiamo fare in modo che anche se si riusciamo a sviluppare delle forme di economia autocentrata, queste forme di economia partano da libere scelte di persone produttori e da libere scelte di persone consumatori, i quali fanno questa scelta alternativa e poi magari queste scelte alternative diciamo, hanno una forza di comunicazione per cui si diffondono e si moltiplicano. Io sono convintissimo che l'elemento di fondo sia riassumibile in una frase di Gandhi, quando Gandhi diceva sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. Allora sì il cambiamento significa che tu devi fare una tua scelta che va in una certa direzione, non limitarti a fare la scelta sulla tua vita, perché comunque non esiste nessuna forma di salvezza individuale. Tu puoi fare le cose migliori di questo mondo. Io ho cercato di fare nella mia casa le cose diciamo, che sono riuscito a capire di fare, dalla coibentazione al fotovoltaico e così via. Ma il 5 d'agosto è arrivata una grandinata con dei chicchi di grandine grossi come delle uova e hanno distrutto il tetto della casa, oltre che tutto l'orto e queste cose qua. Questa cosa vuol dire che i cambiamenti climatici hanno avuto delle conseguenze anche nelle scelte di una persona che aveva cercato di essere consapevole. Per cui, sì il cambiamento, cioè applico nella tua vita, non limitartene a parlare, ma fai in modo che questo cambiamento si estenda il più possibile, perché o è collettiva questa cosa o salvezza individuale non esiste. Ma io ho letto il suo libro di Crescita Felice qualche anno fa, mi ha più o meno entusiasmato, leggerò volentieri anche questo ultimo appena possibile, perché per motivi più che di crescita di non avere la biblioteca non è la biblioteca, proprio perché in qualche maniera, però cerco di restare un po' razionalmente entusiasta, diciamo, no? Detto, non mi sono tornati i numeri che ha dato su quell'esperienza di raccolta differenziata, perché questa è una zona dove c'è la raccolta differenziata al 90%, si fa anche dei bei prodotti, però i costi non sono diventati un decimo, ma anche sono aumentati del 20%. Sì, secondo me è inevitabile, non può essere diversamente da questo. Non mi è piaciuto nemmeno, mi sentiamo un po' di cerchiobottismo al discorso di dire sono a favore del treno ma anche contro la tappa, diciamo, no? Perché sarà sicuramente vero che il trasporto di merci va di sud e diminuito, ma è diminuito in Italia il trasporto di merci, e se non si creano le strutture che rendano, che siano competitive nel trasporto, è difficile poi dire che l'economia non cresce. Non cresce davvero, cioè che non cresce, secondo me se non cresce è un bel esempio di crescita, secondo me
è quando uno utilizza un mezzo tipo la bicicletta invece la macchina per andare alla stazione, in una famiglia c'è la macchina almeno, e questi sono migliaia di euro l'anno risparmiati. E è vero, quando ora le fabbriche di automobili chiudono in recessione, però oggettivamente tante volte sulle macchine sono merci e non beni. Lei ha detto giustamente che bisogna andare avanti facendo più tecnologia. Stiamo attenti di nuovo a evitare che sia un più tecnologia tutte le volte che non dà bene a nessuno, perché se voglio fare produzione autonoma di energia, poi ci vuole anche le famose smart grid. Però se c'è delle opere che sono attaccate in Italia, sono gli elettrodotti, quasi più degli inceneritori della TAV. Cioè c'è dei momenti in cui bisogna cercare in qualche maniera di fare passi avanti. Il tutto il discorso dei gas, del chilometro zero, cose simili, è un discorso molto bello, in primo luogo perché si prende la roba più saporita, più buona, perché si dà del lavoro giustamente alle persone locali, perché se si facesse semplicemente un discorso di CO2 emessa potrebbe essere tutto da discutere, perché una persona che fa 10 km per andare a prendere un chilo di verdura, cioè, mia moglie che gli piace raccogliere erbe, ma se si fa 10 km per raccattare un chilo di erbe di campo e poi si usa 50 litri d'acqua per pulirle, si fa più inquinamento che a farle venire dall'Australia probabilmente. Perché lì le fanno pulite, nascono pulite. Il più possibile ci si va, però insomma, perché... insomma comunque ecco, secondo me la strada è veramente questa, cioè la strada di far sì di rinunciare agli sprechi. Stiamo attenti perché tante volte gli sprechi sono anche tante altre parti, cioè il nostro famoso turismo pubblico è stato dovuto in buona parte al fatto che i soldi si sono spesi male, che se si fossero spesi bene se ne spendeva la metà. Ma giustamente lei dice ho un'opera pubblica prevede che costa 8 miliardi e non sarà 24, ma quello non è mica un problema, è un problema di come si fanno, di tutto ciò che c'è dietro, di tutto il contenuto, giustamente anche legato ai rapporti di potere, insomma alla capacità delle grandi industrie di ottenere prezzi, ecco. Però è una battaglia complessa quella che volete e che penso vogliamo combattere, ecco. Le volevo chiedere, sono d'accordo con lei sulla necessità di creare, diciamo, dei cittadini che siano anche consumatori consapevoli, ma la sensazione, per la mia esperienza personale, è che ci vuole altri 100 anni. Io credo di essere uno di quei consumatori, una consumatrice consapevole da ormai una decina d'anni, da quando è iniziato un po' questo ragionamento. Ero contraria alla globalizzazione quando è venuto giù il muro e sono rimasta contraria alla globalizzazione, quindi cerco di non comprare prodotti che vengono prodotti nei paesi poveri. Però mi rendo conto che intorno a me non c'è questa consapevolezza e quindi che tempi vi siete dati per rendere i cittadini consapevoli? Se dipendesse da noi. Un'altra domanda? No, io non ho una risposta a una precedente domanda di questo ragazzo sulla salute. Ah sì, mi sono dimenticato. Guardate che noi abbiamo la nostra struttura come movimento ha due cose, cioè sono i circoli territoriali, attualmente sono una quarantina di circoli sparsi in tutta Italia, e poi ci sono dei gruppi di lavoro tematici. Uno dei gruppi di lavoro tematici è decrescita e salute. Nell'ambito dove ci sono diversi medici che stanno lavorando e altri che ci stanno chiedendo di aderire a questo gruppo di lavoro, e stiamo facendo tutta una serie di riflessioni su questo aspetto, perché la cosa principale non è tanto la cura delle malattie ma quanto la prevenzione primaria delle malattie. Adesso io non posso stare qui a riassumere in fretta una
discussioni di questo genere. Quello che voglio dirvi è che esiste un gruppo di lavoro che raggruppa dei medici e che fa delle proposte che vanno dalle comportamenti etici dei medici, per esempio nei confronti delle case farmaceutiche, a proposte di alimentazione per, e di diciamo, coltivazione e alimentazione per evitare delle malattie, a delle proposte di cura nel caso di necessità. Questa visione complessiva noi la sistematizzeremo in un primo momento in un seminario nazionale, perché ogni gruppo di lavoro noi cerchiamo di poi di costruire un seminario nazionale di 3 giorni che ha come scopo principale quello della formazione interna, ma che è aperto anche verso l'esterno. Venerdì, sabato e domenica prossimi, non, cioè, il 23, 24 e 25, mi pare, o 22, 23 e 24, faremo il primo seminario nazionale sull'agricoltura a Porto Gruaro, organizzato diciamo, organizzativamente dal circolo di Porto Gruaro. E lì cominceremo a affrontare il tema dell'agricoltura, il ritorno all'agricoltura contadina di sussistenza, con vendita delle eccedenze, delle autosufficienza alimentare, tutta una serie di ragionamenti. Uno dei seminari prossimi sarà quello proprio su decrescita e salute, perché ognuno dei gruppi di lavoro dovrà approfondire attraverso questo tipo di strumento, che si rivolge in primo luogo a quelli che sono interessati a questa tematica, ma che vuole coinvolgere sia altre persone all'interno del movimento che non sono direttamente interessate, sia persone direttamente interessate che non sono però iscritte al nostro movimento. Allora, le domande che sono state fatte, guardate, sono tutte le domande, sono tutte quante tentativi, richieste di implementazione di un nostro ragionamento. Cioè non mi sembra di sentire delle critiche radicali a quello che abbiamo detto, ma abbiamo degli inviti a approfondire degli aspetti. Ora, dovete rendervi conto che la nostra associazione è stata fondata il 15 dicembre del 2007, quindi ha 5 anni di vita, 6 anni di vita, quanti ne ha? Evidentemente le cose che dobbiamo fare sono molte, ma molte di più rispetto alle piccole cose che abbiamo fatto. Per cui tutti i suggerimenti che ci vengono dati li accettiamo ben volentieri e invitiamo le persone che hanno delle competenze specifiche in alcuni settori a contribuire a implementare la nostra proposta, il nostro diciamo, paradigma culturale in tutte le sue sfaccettature. Detto questo, veniamo a alcuni diciamo, stimoli che abbiamo degli ultimi interventi. Quando parliamo di più tecnologia, non parliamo di una tecnologia uguale qualitativamente a quella attuale. Quella attuale di tecnologia ha come obiettivo l'aumento della produttività, cioè dei macchinari che sempre più perfezionati, come dicevo, che consentono di aumentare la produttività e la produzione in unità di tempo. Noi crediamo che bisogna invece avere un grosso sviluppo delle tecnologie in direzione diversa, e la direzione è quella di ridurre 3 cose. Ridurre il consumo di energia in relazione alla produzione progressivamente, ridurre il consumo di materie prime e ridurre la quantità di oggetti che vengono portati allo smaltimento, cioè gli oggetti di cui si recuperano le materie prime che contengono. Se l'aumento della raccolta differenziata comporta un aumento dei prezzi della tariffa, vuol dire che qualche cosa non funziona, vuol dire che qualcosa non va. Io adesso non so dirvi esattamente che cos'è che non vada, va bene? Posso intuire che ci sia qualche cosa che non vada, ma se il costo fondamentale, insomma, poi voi conoscete la situazione, saprete meglio di me sicuramente, no? Allora, però è logico che se il costo della raccolta rifiuti è un costo legato allo smaltimento, cioè un tanto al quintale che si porta in discarica o un tanto al quintale che si porta all'incenerimento, la riduzione delle quantità che si portano allo smaltimento comporta una riduzione dei costi. È matematica questa qua. Se non succede, c'è qualcosa di strano che non funziona sotto. Ora, tante volte si dice il 90%. Il sindaco di Torino non so quanto si vanta di essere. Io a Torino frequento 2 quartieri soltanto, quello del centro e quello di Santa Rita. Né nel centro né nel Santa Rita c'è la raccolta differenziata. Come facciano ad avere il 75%? Non lo so. Va bene. Di Bassonette ci sono.
Ci saranno i cassonetti? Ci sono i cassonetti, ci sono, sì, certo. Quindi il cittadino non la può fare la cosa differenziata? Non la può fare, certo. Questo forse è un limite della nostra sensibilità a differenziare i materiali senza che ce lo vengano imporre come porta, no, come una porta, porta non porta. Ci sono proprio le campane diverse. Non ci sono? No. Comunque, qui a Empoli c'erano prima campane, organiche, tutto, però c'era il 40% di raccolta differenziata. Ora ci sono i sacchetti porta a porta e ce ne hanno 80. Allora vuol dire che la sensibilità manca. Come si fa a aumentare questa sensibilità delle persone e la partecipazione a questi l'unica eventi? Maniera è fare, l'unica maniera è fare pratica e esperienza. Bene. Nessuno nasce imparato. Poi questa cosa è più complicata rispetto all'altra e gli esseri umani per istinto fanno le cose più semplici sono quelle più complicate. Per cui noi partiamo volontaristicamente, è così. Allora, due sono le cose da fare. Primo, far pagare la tassa raccolta rifiuti sul residuo indifferenziato che rimane. Chi differenzia di più ha meno residuo indifferenziato, paga di meno. Chi differenzia di meno ha più residuo indifferenziato, paga di più. Questa è la prima regola. Passaggio dal pagamento dalla tassa a pagamento a tariffa. Secondo, controllo attraverso la raccolta porta a porta e lenta, paziente spiegazione a chi sbaglia o a chi per pigrizia fa delle cose che non deve fare, così via, cercando di convincerlo. Nel momento in cui c'è una non volontà di correggersi, ci sono gli strumenti per sanzionare con delle multe che si comportano. Coercitivi, sì, poi però non li mettono. Qui un sacco indifferenziato costa, mi sembra, 14 euro. 23,50. È fatto proprio così, ma costi sono aumentati uguali. È che sono sbagliati i conti e li abbiamo dato da quell'altra parte. Comunque qualcosa sbagliato c'è, perché se costa, come dici, 23 euro al quintale, 23,5. No, 23,50 euro svuotamento da 50 litri. Dell'indifferenziato. Dell'indifferenziato. Allora, se viene applicato... Consorzio Priula, 14 euro, 120 litri. Vabbè. Così, per buttare un dato. Ho capito. Comunque, questo è un fatto specifico vostro che dovete affrontarvi. Io dico soltanto... Volevo dire una cosa. Il problema, secondo me, non è pagare l'indifferenziata. È che qualsiasi attività commerciale associativa paga l'organico e paga anche la plastica. E in media siamo sempre su quelle cifre lì. E quello è il problema, secondo me. Guardate, io adesso non voglio entrare nel merito specifico. No, guardate, io non... Ma questo ve lo affrontate poi in un'assemblea vostra di Empoli, lo vedete. Va bene. No, perché io non posso entrare in queste tematiche qua. Vi dico semplicemente che a lume di logica normale, se costa un tanto al quintale portare in discarica, meno si porta in discarica, più si risparmia. Per non portare in discarica devi fare in maniera di dare questo materiale a qualcuno che l'adopera come materia prima secondaria e che te lo paga, per poco che te lo paga. Tu ogni chilo che non porti in discarica hai la somma di un risparmio più un guadagno. Va bene? Allora, se questo non succede vuol dire che c'è qualcosa che non funziona, che non so quale sia, vedetelo un pochettino voi. Però la matematica è questa, non c'è altra spiegazione su queste questioni. Allora, torniamo al discorso delle tecnologie. Scusate, poi anche... Noi vogliamo più tecnologie, ma una tecnologia diversa, che abbia come obiettivo, come vi ho detto, l'aumento dell'efficienza con cui si usano le risorse e la riduzione degli sprechi. È chiaro che contro gli elettrodotti, se facciamo una produzione di energia elettrica fondata sulle fonti rinnovabili, in piccoli impianti, per autoconsumo, con vendite e scambio delle eccedenze, non possono funzionare gli elettrodotti attuali, bisogna cambiare la rete della distribuzione, bisogna passare da una rete fatta su lunghe dorsali con delle derivazioni a una rete di reti sul modello di internet, va bene? Allora, io sono convinto che il discorso del grande elettrodotto, contro cui si possono essere giustamente delle reazioni popolari, non si porrebbe più se venisse fatto un cambiamento della rete in funzione di un cambiamento dell'approvvigionamento, perché le grandi reti con i grandi elettrodotti sono alimentate dalle grandi centrali, invece le piccole centrali a fonti rinnovabili non hanno bisogno di questo tipo di reti. Sulla questione, ancora due cose velocissime sul il costo del TAV e compagnia bella. Io non sto dicendo che non bisogna spendere quei soldi, io dico che quei soldi si possono spendere o per fare il TAV
con un impatto ambientale molto grosso, creando 6.000 posti di lavoro e facendo lavorare delle aziende multinazionali, o si possono spendere 8.000 miliardi per ristrutturare 15.000 scuole, facendo lavorare decine di migliaia di piccole e medie imprese e facendo un'attività che non aumenta l'impatto ambientale ma riduce l'impatto ambientale, riduce la nostra dipendenza dall'estero dalle fonti fossili, riduce le emissioni di CO2 e compagnia bella. È una questione di scelte, non è questione di fare una cosa o di non fare niente. Per quanto riguarda le automobili, io credo che il problema dell'occupazione nel settore automobilistico è ora che ci diciamo con chiarezza che non potrà più essere creata. Non potrà più essere creata. Negli anni 60 circolavano in Italia 1.800.000 automobili. Nel 2008 hanno circolato in Italia 38 milioni di automobili. Può il settore automobilistico creare occupazione come negli anni passati? Non lo può fare. Non lo può fare. Ma questo voglio dire, nella storia dell'umanità, nella storia della produzione industriale, questi cambiamenti ci sono sempre stati. Prima che ci fosse il settore dell'automobile c'erano altri settori di lavoro, questi altri settori di lavoro occupavano della gente e questi settori sono man mano, diciamo, diminuiti come importanza e si è spostata l'occupazione in un altro settore che è stato quello automobilistico. Attualmente si sposterà il settore automobilistico in altri tipi di situazioni. Tenete conto, tanto si parlava delle cifre dell'automobile, tra per ogni automobile costa dal punto di vista della gestione economica 6 mesi di lavoro all'anno, 5 mesi di lavoro. Tra l'ammortamento del capitale, la riparazione, le manutenzioni, il bollo, l'assicurazione, la benzina, eccetera, 5 mesi di lavoro all'anno sono dedicati al mantenimento dell'automobile. Quindi se una famiglia non ha un'automobile per persona, probabilmente non è neanche necessario che lavorino tutti quanti tutto il giorno per mantenere questa scatola, che poi gli diciamo, ma tu perché vai a lavorare? No, cioè, tu perché ti serve l'automobile? Mi serve l'automobile per andare a lavorare. Cioè, perché vai a lavorare per avere i soldi per comprarmi l'automobile? C'era ancora una domanda? Ah no, la signora, i tempi purtroppo non li decidiamo noi. Vorremmo essere capaci. E comunque noi diciamo la nostra capacità di modificare. Consapevole dove andiamo. Eh? Senza i consumatori consapevoli, come facciamo a sviluppare vita? Allora siamo fermi? Siamo fermi? No, non è che siamo fermi, e però no? Dobbiamo trovare un modo anche per promuovere. Allora, se lei c'ha dei suggerimenti ce li dia. Finora abbiamo fatto del nostro meglio, con le nostre forze che sono molto limitate abbiamo fatto del nostro meglio. Perlomeno oggi su tutti i giornali leggete decrescita felice e il numero delle persone che si occupano, che si occupano di queste cose cresce in continuazione. Tenete conto che noi siamo un piccolissimo gruppo di persone e abbiamo utilizzato l'intelligenza, le nostre capacità al limite di quello che sappiamo fare. Posso fare? Sì, ci sono dati, ci sono interventi che vogliono rientrare dai paesi poveri, mezzi dati. Io avrei altri tre interventi, dopodiché chiuderei data l'ora e lasciando libero Maurizio parlando. Sì, buonasera. Volevo sapere, prima abbiamo parlato di una sorta di inversione dell'economia, nel senso l'economia ora ci ha insegnato a consumare, no? Le cose forse non sono poi così utili, eccetera. Quindi qui mi sembra di capire che questi concetti vanno contro tutta questa cosa qua. Quindi si va a toccare insomma pubblicitari, le lobby e tutto quello che prima si è citato, insomma, ecco. Volevo sapere, quest'idea, diciamo, che sembra comunque interessante, penso un po', come ho capito, anche un po' per tutti, ma si è detto che questo cambiamento non si fa una persona, due persone, cioè bisogna invertire un po' il senso. Ecco, questa inversione per renderla sensibile, diciamo. Basta un paese, basta una città, serve una regione, è sufficiente lo Stato, cioè, oppure è una cosa che deve invertire tutto il mondo, ecco, in parole povere. Cioè, mi dà l'idea che per andare controcorrente, due non ce la fanno, tre non ce la fanno, l'Italia sola ce la potrebbe fare, mi domando. Oppure si batte contro la controcorrente dell'Austria, della Germania e così. E poi un'altra domanda. Il discorso della tecnologia
più evoluta, se si vuole. Nella decrescita ci vuole una tecnologia più alta, diciamo così. Leggevo tempo fa un libro in cui si criticava l'Italia perché pare, insomma, che il nostro parco di aziende sia medio piccolo, invece che grandi industrie, le quali per l'appunto sono quelle che magari anche con finanziamenti privati investono in ricerca se ne hanno voglia. La piccola e media impresa tende più a fare il guadagno e se ce la fa di questi tempi, diciamo così. Ecco, questa tecnologia più alta, quindi diciamo il parco aziendale che abbiamo noi sarebbe proprio come dice lei, piccole aziende sparse nel territorio, però queste piccole aziende non fanno questa tecnologia più alta, come si... Il ruolo dello Stato. Diciamo una domanda veloce, volevo sapere il rapporto con il 5 Stelle, perché penso comunque a livello di, diciamo, di idee penso siano diciamo vicine, e volevo sapere, visto che l'ho vista anche in televisione ultimamente, io la conosco sinceramente dal web e so che la cosa sta crescendo, volevo sapere un po' di numeri del web e se mi conferma le difficoltà invece che ha riscontrato nei grandi media, nei vecchi media come televisione e giornali. No, facciamo rispondere a Maurizio, anche io sono nello staff suo, può un... Va bene, il processo, diciamo, non è che è un processo che possiamo deciderlo noi, è un processo, quello che posso dire, che sta avvenendo dappertutto, a macchia di leopardo. Si tratta, per quello che noi possiamo fare, con il limite delle nostre forze, di rafforzare il più possibile, diciamo, le realtà in cui stanno avvenendo dei cambiamenti e di metterle in collegamento tra di loro. Il nostro compito è creare legami da questo punto di vista, perché solo questo può portare avanti. Vi ho detto all'inizio di questo incontro che l'altro ieri sulla Repubblica c'era un articolo, due pagine intere, con il titolo enorme di Crescita Felice, fatta da un americano, un manager americano che ha venduto tutto quello che aveva e si è ritirato a vivere in un certo modo, molto più felice perché non ha più tutta quella miriade di cose che gli pesano addosso. Ora, questo è uno dei segnali di un processo che avviene, no? A me piace poco, perché è comunque, piace per questa ragione, è comunque una persona stratosfericamente ricca che a un certo punto ha detto la maggior parte delle persone non sono così stratosfericamente ricche. Allora, esistono dei cambiamenti che avvengono anche in maniera più semplice, forse i giornali non se ne sono accorti, ma tra non dire niente e parlare di queste cose qui, anche un po' eclatanti, parlare di queste cose è già un passo in avanti. Giovedì mattina faremo una trasmissione alla 1 mattina, in cui mi chiederanno di confrontarmi con una economista di un istituto, mi pare Mario Negri di Milano, ma non mi hanno chiesto per la prima volta di andare soltanto a confrontarmi con questa persona, che sarebbe già qualcosa, perché quando mi invitano non mi fanno parlare, è peggio ancora, tutto sommato. Ecco. Ma mi hanno chiesto di portare almeno 3 esperienze concrete. E porterò un'esperienza concreta, verrà con me una persona, il nostro coordinatore in Sardegna, che ha fatto una cosa del genere di quella che c'era sulla Repubblica, a partire da uno stipendio impiegatizio di 1.200 euro al mese e non da migliaia di dollari come era questo qui. Quindi più alla nostra portata e al nostro riferimento. Secondo, porterò 2 imprenditori. Un imprenditore che costruisce delle case ad alta efficienza energetica, cioè delle case che producono più energia di quella che consumano, e porterò quella persona che ha messo in piedi la conversione della fabbrica di scarpe di cui parlavo. E allora sarà qualche cosa che per un'ora alla mattina in televisione si vedrà non soltanto come confronto teorico di ragionamento, ma come esperienze pratiche fatte. Vi dico che cose di questo genere 6 mesi fa non erano nemmeno immaginabili. Quindi, se noi facciamo la fotografia della situazione, diciamo c'è tante di quelle cose da fare e abbiamo fatto così poco che ci spaventa. Se facciamo il film, vediamo che c'è una situazione che sta progredendo in una certa direzione. Il compito nostro, ripeto, è rafforzare le esperienze e creare dei legami, perché se qualcuno
vede che è stata fatta qualche cosa da qualcun altro, da un'altra parte, che la può fare e così via, magari la fa. Prima non ci ha pensato di farla, ma la fa proprio perché la vede e così via. Quindi questo qui è il compito nostro di andare avanti, e in questa maniera, se faremo in tempo, non so se la crisi andrà più veloce, comunque io vi dico che le cose giuste, che uno ritiene che siano giuste, si fanno indipendentemente dalla sicurezza che abbiano risultato o non abbiano risultato. Perché se noi siamo in una situazione difficile e stiamo fermi, perché chissà se ce la facciamo o meno, sicuramente la situazione non migliora. Se invece facciamo qualche cosa, anche senza sapere che con certezza che si arriva, miglioriamo un piccolo contributo. E poi comunque è una questione etica. Non so, io voglio guardare in faccia i miei figli e dire, anche se non ci siamo riusciti, il vostro padre ci ha provato di tutto. No, tutto qui, indipendentemente da quali cose. Piccole aziende, quelli che dicono che le piccole aziende sono una debolezza, sono quelli che ragionano in termini di globalizzazione e di crescita. Per forza, in un confronto che avviene a livello mondiale, cosa fa una piccola azienda? Non può competere, competono le grandi aziende. E ci dicono tutti quelli dei partiti di destra e di sinistra che il nostro sistema produttivo è debole perché è composto il 99% della forza lavoro è in aziende sotto i 250 persone. Nel discorso della decrescita, e cioè del radicamento sul territorio, della ricerca dell'autonomia energetica, della sovranità alimentare, delle filiere corte e compagnia bella, la piccola e media impresa è una grandissima ricchezza. Perché tutti, per esempio, i lavori di ristrutturazione che io vi dicevo possono essere fatti soltanto da una miriade di piccole e medie imprese e da artigiani e da professionisti. Se c'è della ricerca da fare dal punto di vista teorico, generale e così via, ci saranno viva Dio delle strutture statali a cui viene dato il compito di fare questo tipo di lavoro qui. Non è necessariamente detto che debba essere fatto da singola azienda per singola azienda. Quindi, diciamo, tra l'altro, se fosse vero che le grandi aziende fanno della ricerca, che le piccole non le fanno, noi avremmo dei dati molto diversi di quelli che abbiamo, perché le spese per ricerca in Italia credo che siano infinitamente inferiori rispetto a tutto il resto del mondo. Rapporto della decrescita con il 5 Stelle. Noi non abbiamo rapporto privilegiato con nessuno. Il nostro discorso è un discorso che si rivolge a tutti i partiti, senza nessuna distinzione, senza nessun privilegio, senza nessuna preferenza. Oggettivamente, quelli che ci hanno ascoltato di più sono stati quelli del Movimento 5 Stelle. Se c'è un rapporto privilegiato, non è per scelta nostra, perché non rientra nel nostro campo scegliere i soggetti politici. Se ponessimo il compito di scegliere i soggetti politici, diventeremo noi un soggetto politico. Abbiamo deciso di non farlo. Se c'è questo rapporto privilegiato è perché ce l'hanno richiesto. E devo dirvi che molte delle cose che voi leggete, tra l'altro, le ho scritte proprio io personalmente 5-6 anni fa, prima ancora che cominciasse il percorso del Movimento a 5 Stelle, quando i gruppi delle persone che facevano riferimento a Beppe Grillo si chiamavano Unitat, va bene? E abbiamo fatto una serie di iniziative, la scienza in piazza e così via. Noi abbiamo scritto un documento, un libro che si intitola Proposte politiche per la decrescita e compagnia bella, che sono diventate a far parte del patrimonio del Movimento 5 Stelle. Se dipendesse da me, io lo farei molto più implementato questa cosa. A me sembra insufficiente, però io non posso mica mettermi a fare interventi a casa di altri, non è casa mia. E con queste persone, come con tutti gli altri, voglio mantenere un rapporto di assoluta autonomia e indipendenza, anche perché noi non ci presentiamo alle elezioni, non siamo concorrenti con nessuno e non vogliamo privilegiare nessuno. Per quanto riguarda le presenze nelle rubriche televisive, va bene, fino a poco tempo fa non ce l'avevamo, adesso ne abbiamo, quindi è già un passo in avanti. Poi non mi fanno parlare. Che sia un passo in avanti. Allora, se Beppe Grillo vi dice di non andare in televisione, è perché lui è così popolare perché anni fa è andato in televisione. Bene. Allora, magari noi ci andremo adesso e poi diventeremo popolari fra qualche anno. Va bene. Però quello che devo dirvi è che i rischi di andare sono due: andare in televisione. Primo, che fai la figura del paracottaro, perché qualcuno ti mette in difficoltà. Questo finora non è successo, e quindi tutto sommato è un rischio che noi vogliamo correre,
sì, di essere un po'. Allora, noi vogliamo correre questo rischio perché abbiamo la presunzione di dire delle cose che fino adesso non abbiamo trovato nessuno in grado di smentirle. Se qualcuno ce le smentirà, poi ci ragioneremo sopra, però oggi ci interessa molto di più. No, noi quanti siamo stasera? 200, 150? Quando vai in una trasmissione di questo genere ne hai 7 milioni, 8 milioni? Allora, perché non dobbiamo parlare con 7, 8 milioni? Anche perché, allora, primo, c'è il rischio di essere, diciamo, fare brutta figura sui contenuti. Finora questo non è successo, ma vedremo se succederà. Comunque è un rischio che va corso. Secondo, perché alla fine cosa succede? Succede che non mi fanno parlare, ma da una parte vedi che parlano, danno tanto spazio a delle persone che dicono delle sciocchezze o che comunque litigano nella maniera più becera di fare politica. Tu hai fatto questo, ti sei alleato con quell'altro, poi hai fatto quella cosa lì, così via. La gente ne ha le palle piene. Poi dice, in mezzo a questa gente che litiga, compagnia bella, ci sta un pellegrino che sembra un marziano, venuto da un altro mondo, lo chiamano e non lo fanno parlare. Come mai? La vecchia politica impedisce di parlare. Alla fine fa simpatia, ma se non lo fa, ce l'hanno fatto io, poveretto, non l'hanno fatto neanche più bocca. Allora, perché non l'hanno fatto parlare? C'è qualche ragione per questo che succede? Guarda, detto questo, insomma, pezzettino per volta noi cerchiamo di come dire, di far penetrare queste idee. E, meno male che c'è Caterpillar. Meno male che c'è Caterpillar, però io devo dire che a me, dopo, quando c'è stata la questione di Ballarò, pensate, Ballarò, io forse devo essere un po' più aggressivo. Mi telefono un giornalista di Ballarò, mi parla 40 minuti per capire che bestia sono, per capire che domande gli possono fare. Dopo 40 minuti dice, ma sì, può darti che la chiameremo, cioè, fate quello che vi pare, io vi ho detto quelle sono le vostre cose. Poi mi chiamano per andare alla trasmissione, poi mi telefono dicendo, questa qui è la scaletta, e lei interverrà in questo momento, poi la scaletta non viene rispettata per niente. Allora, alla fine, forse avrei dovuto essere qualche volta un po' aggressivo e dirgli, Floris, ma sei proprio dei gocci, che mi fai venire qua e mi fai telefonare, eh? E poi non mi fai parlare. Ma allora cioè, non mi fa venire per niente, forse sarebbe stato anche simpatico fare una cosa di questo genere. Però vi posso dire che gli sono arrivati, non so se 250, 300 o mail di insulti, va bene, che poi sono arrivati a me una serie di lettere di persone mai viste e conosciute, che poi con Cita De Gregorio mi ha detto, perché non mi dai il numero di telefono che vengo a intervistarti, perché voglio capire bene le cose che non ho potuto sentire stasera e compagnia bella. Poi mi hanno telefonato da un giornale inglese, poi mi hanno telefonato da una... Insomma, alla fine questa qui è diventata una specie di sasso gettato in uno stagno che sta allargando i cerchi e lunedì, cioè giovedì, faremo questa trasmissione con queste caratteristiche. Quindi io penso che sia un rischio che vada corso questo fatto qua. E quando vuoi tutta Italia conoscerà la decrescita e dirà è un'idea così intelligente e mi diranno vieni alla trasmissione, li posso fare anche io a te, non ci metto.